e Shalom, che significa pace nell'antico ebraico. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il popolo della Bibbia. E prima di iniziare, come sempre, vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le lodi infinite al Padre Onnipotente, Yahawah Basham, Yahawah Shai Basham, Kakodash, per averci dato lo Spirito Santo, questa conoscenza e l'intendimento delle Sacre Scritture. Yahawah è il vero nome del Dio della Bibbia nell'antico ebraico, che significa colui che è o colui che esiste. E Yahawah Shai è il vero nome di suo figlio nell'antico ebraico, il Messia, che significa colui che salva o il Salvatore. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino, in inglese Great Musun, per il loro ministero al servizio del Signore. E Shalom agli eletti in speranza della casa di Israele. Ricordiamo che il vero popolo di Israele, l'Israele biblico, sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani per la maggior parte, che per storia, genealogia e profezia sono le 12 tribù di Israele oggi disperse nel mondo. E a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e con diligenza, Shalom. Tawada, che significa grazie, al Padre Onnipotente Yahawah Bashem Yahawah Shai, che ci ha permesso di ritrovarci qui con il fratello Yaraya per fare un campo insieme, per edificarci, esortarci insieme in questi ultimi tempi, consci del momento cruciale, come andiamo a prendere il precetto di Romani capitolo 13 versetto 11, adesso lo leggiamo, ma prima ringraziamo Tawada, 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 Yahawah Bashem, Yahawah Shai, che ci permette un altro giorno di essere qui per le strade e per le vie, ad insegnare la verità della Bibbia, profetizzando la caduta degli Stati Uniti d'America, conosciuti nel libro dell'Apocalisse come Babilonia la Grande, annunciare il ritorno del Messia, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il Signore, con il falso nome greco di Gesù Cristo e conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia. Il Signore, in accordo con le scritture, è un uomo di colore, e il suo vero nome nell'antico ebraico è Yahawah Shai. Annunciare il suo ritorno e annunciare la restaurazione della casa di Israele, la ricostruzione della nazione di Israele, che Yahawah Bashem, Yahawah Shai sta raccogliendo in mezzo a tutte le nazioni nelle quali ha disperso attraverso il suo Santo Spirito. E come abbiamo detto, questo è un momento cruciale, questo qua della storia, come leggiamo adesso in Romani capitolo 13 versetto 11, dice: e questo dobbiamo fare. Cavolo, è attraverso lo spirito che hai tirato fuori proprio questo precetto qua. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È il momento cruciale nel quale ci troviamo, e questo è un momento cruciale storico, perché nelle Sacre Scritture c'è la storia della creazione, dall'inizio, da quando il Signore Yahawah Bashem Yahawah Shai, insieme a suo figlio e insieme alla sua moltitudine di angeli, sono venuti in questa galassia, e il Signore ha creato vita su questo pianeta. C'è la storia della creazione dall'inizio alla fine. E oggi, in questi tempi, anno 2022, giugno 2022, siamo nei tempi cruciali. Perché cruciale? Perché sono i tempi dove il Signore Yahawah Bashem Yahawah Shai metterà fine al regno di Esau Edom, l'autoproclamato uomo bianco che oggi governa il mondo, al regno di Satana, ai poteri malvagi, e darà questo pianeta, questo regno. Su questo pianeta stabilirà il regno dei cieli, che ha dato nelle mani di suo figlio Yahawah Shai, e nelle mani degli apostoli, dei 12 apostoli, nelle mani dei 144.000 eletti che governeranno sotto il Signore Yahawah Shai, e stabiliranno il regno eterno nel quale ci sarà regnerà giustizia e rettitudine secondo la volontà dell'Altissimo. Questo è il momento cruciale nella storia biblica, perché c'è il passaggio tra la fine del regno dei mortali e l'inizio del regno immortale. Appoggia Efesini 5:15 un attimo a questo momento cruciale. Questo è Efesini capitolo 5 versetto 15, dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Questa è un'esortazione a dire: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, consci del momento cruciale, a come vi comportate, quindi a camminare
a camminare come uomini carnali, secondo i desideri materiali, secondo le ricchezze materiali, facendosi guidare dalla carnalità, quindi da uomini stolti, sapendo che la carne torna polvere e chi semina per la carne solo corruzione ne trae. Questo è Galati capitolo 6 versetto 8, dice: perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla sua carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. E questo è in questo momento cruciale. Guardate a come vi comportate da stolti, quindi a camminare secondo la carne, andando dietro ai pensieri carnali, andando dietro a ciò che vediamo, a non edificare il tuo spirito, ok? In poche parole, scusami che ti taglio, in poche parole, il Padre tratta il nostro spirito, ok? Il Padre non tratta con la nostra carnalità. La carnalità ha a che fare con l'uomo, ecco perché il fratello l'ha letto, che chi semina nella carnalità, cosa riceverà? Corruzione, ok? Perché tu, il Padre, lo puoi accontentare solamente in spirito, ok? Il Padre non è un uomo e nulla di carnalità può rendere felice il Padre, perché ha creato tutto. Non lo puoi offrire nulla di carnalità. E vediamo che in questo mondo adesso ognuno lavora attraverso la propria carnalità, ok? Tutto carnalità. Diciamo che Salakia, consci del momento cruciale nel quale ci troviamo, è il tempo, sapendo che siamo alla fine di questi tempi, è il momento di pentirsi e convertirsi e camminare in spirito e iniziare a camminare a servire il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, in spirito, come dice Giovanni, come dice il Signore Yahweh Shai in Giovanni capitolo 4 versetto 24, dice: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito. Questo proprio a farci capire che chi sono i saggi, coloro che temono il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai. E siccome il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai è spirito, c'è bisogno che noi camminiamo in spirito, ci comportiamo in spirito. E come fai a camminare in spirito? Si cammina in spirito. Queste parole è spirito. Le parole che io vi verso sono spiriti. Queste parole è spirito. Quindi se tu cammini attraverso queste parole, stai camminando in spirito. Infatti vediamo che il mondo che stiamo vivendo adesso è tutto al contrario, ok? Quando si vede uno con i vestiti usurati, con i vestiti strappati, si guarda come un perdente, come uno che è niente nel mondo, ok? Perché questo è quello che vede il mondo vede solamente il fisico, ma invece quando si vede uno uscire fuori con la Porsche, con la Ferrari, allora per loro questo è un santo, questo è uno benedetto dal Padre. Ma il Padre non tratta così. Queste sono solamente visuali. E cosa dicono le scritture? Cioè, quello che vedi sono delle illusioni, ok? Ti posso dare un precetto? Vai. Questo è Giovanni, capitolo 6, versetto 63. Dice: è lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Quindi camminare in spirito significa camminare attraverso queste parole. Ecco qua che chiudiamo, che completiamo il cerchio di che cosa significa conci del momento cruciale di iniziare a camminare in spirito. Come? Pentendosi e convertendosi dalla condotta carnale, andando dietro alla dissolutezza umana, e invece iniziare a mangiare sempre di più, ad imparare sempre di più dalla parola del Padre Onnipotente Yahweh Hashem, Yahweh Shai, perché queste parole sono spirito e vita, come insegna Yahweh Shai. Il nostro Salvatore Yahweh Shai stesso dice che non accumulare le tue ricchezze qui sulla terra, dove i ladri e la corruzione le prendono, ok? Ma accumula dove i ladri non arrivano, nemmeno la corruzione arriva. Ok?
Ed è questo è la differenza tra camminare come un uomo carnale o un uomo spirituale. Noi abbiamo una banca nei cieli, ok? Abbiamo una banca dove andiamo a depositare i nostri soldi. I nostri soldi sono questi lavori che facciamo, ok? Noi teniamo tesoro questo libro. Questo libro vale più 3 triliardi o qualunque cosa che poi vale più di tutti i soldi della Rothschild e la regina e tutto il mondo messo insieme. Queste parole sono molto più preziose, ok? E noi venendo fuori a pascere le pecore del padre Yahweh Shai, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini per la maggior parte, così noi versiamo dei soldi nel conto bancario spirituale, ok? Posso non avere niente fisicamente, posso avere una macchina da 2 soldi, ok? Una baracca. Posso avere i vestiti tutto strappati, da stracci, ok? Qua tutto questo non conta niente. È solo fisico, è illusione, ok? Perché tutte queste cose che vedi adesso sarà dissolto, ok? Ecco perché Apostolo Paolo ci dice che visto che tutte queste cose qui saranno bruciate, che razza di uomini dobbiamo essere? Uomini che camminano in spirito. Questo è secondo Corinzi capitolo 4 versetto 18, che dice: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Questo è camminare in spirito. E Padre lo dice anche: non temere colui che uccide solamente il tuo corpo. Il corpo lo vedi, è una cosa fisica che puoi toccare, ma lo spirito non te lo può uccidere, ok? Lo spirito è una cosa eterna. Ecco perché noi dobbiamo seminare verso la spiritualità. Ma purtroppo il mondo che viviamo al giorno d'oggi, governato dai diavoli, così chiamati uomini bianchi, che sono in potere, ok? Che non tutti gli uomini bianchi sono diavoli, perché abbiamo i nostri fratelli che sono... La Bibbia dice che saremo dispersi in tutte le nazioni, assomigliando a qualunque nazione dove ci troviamo, ok? Ma la maggior parte dell'autoproclamato uomo bianco viene dalla nazione di Esau, Edom, che sono i malvagi di questa terra, sono i nostri nemici, sono il nemico biblico di Giacobbe, di Israele, i così chiamati negri, latini e nativi indiani per la maggior parte, ok? Sempre per la maggior parte, perché comunque attraverso la storia Israele si è mescolato con gli altri popoli, quindi ha cambiato anche apparenza, aspetto, ma attraverso lo spirito attestiamo che chi sono i figli di Dio e chi non sono i figli di Dio. E noi a loro ci stiamo rivolgendo, ok? Non ci stiamo rivolgendo qui a tutte le nazioni. A tutte le nazioni veniamo a profetizzare, ad annunciare, a profetizzare che presto il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai viene a portare fame, peste, guerra, giudizio, morte e distruzione a questo luogo. Questo è quello che veniamo a profetizzare a tutte le nazioni e ai 2/3 della casa di Israele. Ma a 1/3 della casa di Israele, agli eletti del Signore, veniamo ad esortarli a impegnarsi di più in questi ultimi tempi, consci del momento cruciale, come rileggo in Romani capitolo 13:11, e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno. Vi svegliate dal sonno? Qual è il sonno? Il sonno è tutto l'incantesimo di questo mondo, questo mondo qui, l'incantesimo che i malvagi vi hanno messo davanti, l'illusione, la democrazia e tutte queste cose qui. Le distrazioni. Le distrazioni. Okay? Cellulari, TikTok, Instagram, PlayStation e serie TV che non finiscono mai, che vi tengono giorni e giorni davanti a questi schermi, questi computer, questi social. Tutte le menzogne e gli inganni del quale parlano in TV, che prima vi tengono dietro a una notizia, poi vi tengono dietro un'altra notizia. Adesso nell'ultima settimana è passata la notizia del giubileo della regina e tutti quanti lì al giubileo della regina, e poi viene la causa di Brad, di Johnny Depp con la moglie, tutti quanti dietro alla causa di Johnny Depp con la moglie. Incantesimi. Poi, questi sono incantesimi. Cosa pensate che siano gli incantesimi, quelli che vedete nei cartoni animati? Incantesimi che ti incantano, che ti entrano nella testa. 5, 6.
Tawada Yahawba Shemao Shai, che ci ha permesso di svegliarci da questo sonno. Questo è Efesini capitolo 5 versetto 6, dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Nessuno vi seduca con questi ragionamenti inutili, queste cose inutili, queste notizie inutili, questi pettegolezzi. Che cazzo ce ne frega noi dei VIP o della regina o di questo? Bene, c'è gente, sono sicuro che gente che conosce molte più cose della regina e del principe e di Harry e con Meghan e tutti i pettegolezzi loro, e non conoscono un precetto della scrittura, che hanno dedicato più tempo a vedere che cosa dicevano i giornalisti di questo giubileo e non hanno dedicato 5 minuti per aprire la Bibbia. Cioè, è incredibile come la gente è presto a dimenticare, è proprio incredibile. Questa gente venerata oggi, basta tornare un attimo dietro nella storia. Se non sbaglio, e se sbaglio qualcuno mi può correggere sul commento, se non sbaglio, se andiamo a vedere il lignaggio della famiglia della regina di cui parlava il fratello. Sì, ce l'abbiamo, è Rothschild, o Rockefeller, è Amalek. E se vai dietro ancora, ti porta, non vogliamo neanche andare troppo profondo, ti porta a Vladimir Dracula. Ok. E se tu vai a leggere la storia di questo uomo qui, non c'è stato qualcuno più assettato di sangue di questo qua. Questo qua aveva il suo modo di uccidere i suoi nemici, li metteva su palo da l'anno, e il palo andava e lui recuperava il loro sangue. Questa è la famiglia della donna più venerata al giorno d'oggi. E lo fanno ancora oggi questo, perché loro lo sanno chi sono. E quella c'è la testimonianza di una ragazza che è riuscita a fuggire da questa gente qui, non so se è proprio dalla casa della regina o comunque da... C'è un video comunque di uno che esce dalla finestra, ti ho mai fatto vedere? Video che uno esce dalla finestra della regina, comunque nudo, uno che viene, ma ti ho mai fatto vedere? Viene fuori, che ha detto proprio che loro bevono sangue, sì. E che loro sanno di essere edomiti, loro sanno chi sono nella Bibbia. Cioè, è il nostro popolo, è la nostra gente che non sa che sono Israele. Basta guardare lo stemma che usano. Lo stemma? Lo stemma è il dragone rosso. Ok? E chi è il dragone rosso di cui parla la Bibbia? Il serpente antico. Che è diventato, è diventato un dragone. Loro sanno chi sono, ma siamo noi che non sappiamo chi siamo. Ecco dove viene il versetto che legge il fratello prima. Questo è il tempo cruciale di sapere chi cavolo sei, e svegliati da quel sonno profondo. Svegliati dal sonno israelita che ti chiami italiano. Svegliati dal sonno israelita che ti chiami nigeriano. Svegliati dal sonno israelita che ti chiami brasiliano. Ok? Svegliatevi dal sonno e cercate il Signore, il Dio della Bibbia, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Perché adesso i tempi che arrivano sono tempi che nessuno vi può salvare dalla mano del Signore, se non la grazia e la misericordia che vengono dal Signore. E a oggi di noi nessuno è salvo. Nessuno è salvo a oggi di noi. Nessuno può dire: io sono salvo oggi. No, beh, senza il nostro Salvatore, Yahweh Shai, nessuno è salvo, ok? E coloro che sono salvi sono stati già predestinati sin dall'inizio. Non è per le tue opere o per chi cavolo credi di essere o quante precetti tiri fuori, no. È proprio per la grazia di Yahweh Shem Yahushai. E noi possiamo solamente sperare di essere tra quei numeri. Però questo non significa, perché questo poi va ad essere una trappola per molti che dicono che noi non siamo salvati attraverso le nostre opere, non siamo salvati attraverso la legge. Questo è corretto, che noi non siamo salvati attraverso questo. Ma questo non significa che non dobbiamo operare o non dobbiamo osservare la legge. Scusami, cosa dice l'apostolo? Re Davide. Questi precetti è la strada che porta alla rettitudine, se non sbaglio il libro di Salmi. Te lo prendo. Salmi 119. Ok. Quindi se tu dovresti camminare verso la rettitudine, se devi camminare come un uomo retto, questo è.
non ti sfugge. Quindi non è una scusa, perché il mondo cerca scuse adesso. Come? Ognuno cerca diverse scuse. Ah, non saremo salvati dalle nostre opere, allora rimane in buio. No, dico, che cosa significa questo? Che se non siamo salvati per le opere, non siamo salvati per la legge, che è corretto, ma cosa significa? Che non dobbiamo osservare la legge? Che quindi possiamo andare a rubare? O che possiamo andare ad uccidere? Se non siamo salvati per la legge, quindi andiamo ad uccidere? Certo che no. Comunque noi, attraverso la nostra condotta, quella che ci chiama, quella che il Signore ci chiama a pentirci, a ravvederci, è una dimostrazione di fedeltà, ma che fa bene a noi stessi. Perché come dice Salmi 119, versetto 9, come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. Come può un giovane rendere corretta la sua condotta? Attraverso la parola del Signore. Come facciamo ad essere spirituali? Attraverso la parola del Signore. Per questo, consci del momento cruciale, questo libro qui, la Sacra Bibbia, ce lo dobbiamo mangiare a colazione, pranzo e cena, e anche la notte. Dobbiamo pregare il Signore, diavamo basci, mi avasciai. Il re Davide dice, io medito sulle tue parole giorno e notte. Ora, Efesini 14, versetto 14. Prima di prenderlo, concludo con Romani. Vai, ce l'hai tu. Vai. Quindi, come abbiamo detto, tutte queste cose inutili del mondo. Efesini capitolo 5, versetto 6. Efesini capitolo 5, versetto 6. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini, è per queste cose inutili, questi ragionamenti inutili, queste distrazioni inutili, che l'ira di Dio viene sugli uomini. Perché mi viene in mente anche Sirach, Ecclesiastico capitolo 5, versetto 7, non rimandare di giorno in giorno a convertirti al Signore, perché la sua ira verrà all'improvviso. Quindi non rimandare di giorno in giorno pensando a cose inutili, andando dietro a ragionamenti inutili. No, la gente pensa che il padre può aspettare al loro momento, sì, che possono cambiare. Quindi dicono, ah va bene, no, il padre intanto è misericordioso, aspetterà. Sì, il padre è misericordioso e aspetta, ma non aspetta mica per sempre. Anzi, e sappiate che questo aspettare del Signore, e poi significa che quando scusami, torna... c'è anche la scrittura che dice, tu stolto, che ne sai di domani? Ti lo tiro fuori. Che ne sai se il padre chiederà la tua vita domani? Ah, ho capito. Questa è nella parabola del Signore di Hawashai. Sì. Di quell'uomo che si sta costruendo un secondo magazzino più grande per mettere dentro il più grano. Il Signore dice, stolto, tu nessuno di noi può aggiungere un secondo di più alla nostra esistenza. E quando è arrivata l'ora, nessuno può opporsi. Il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ha stabilito un giorno, un tempo, perché quando si parla di giorni, si parla di un tempo in cui ha decretato la fine di un regno e l'inizio di un altro regno, perché come ci dice la scrittura, quando un regno è alla sua malvagità, è all'apice della sua malvagità, e oggi lo stiamo vedendo attraverso questo regno malvagio, attraverso la loro immoralità, le loro abominazioni, attraverso il loro pride, il loro femminismo, la loro omosessualità, le loro perversioni, le loro abominazioni. Questo mondo di oggi è peggio di Sodoma e Gomorra, e allo stesso modo come è stata distrutta Sodoma e Gomorra, sarà distrutto questo regno, peggio, anzi sarà distrutto questo regno, perché a Sodoma e Gomorra è venuto il fuoco dal cielo ed è stato distrutto, mentre questo regno qua, la gente che vive in questo regno qua, morirà di fame, di malattia, morirà lentamente e dolorosamente, morirà. Questo è quello che sta arrivando in questo regno. Per questo consci del momento cruciale, prestare attenzione a questo momento cruciale storico nel quale stiamo vivendo. Questo è un momento cruciale storico nel quale stiamo vivendo, momento dove viene morte, giudizio e distruzione sulla gente, su questa razza malvagia e empia. E parlo sia delle nazioni e sia dei due terzi della casa di Israele, che sono diventate capre come questa gente inutile, sono stati diventati strumenti nelle loro mani. Anzi, è ora che vi svegliate dal sonno. E svegliarsi dal sonno significa svegliarsi dalle tenebre, dall'ignoranza con il quale questa bestia, questo sistema governativo ha chiuso la nostra gente.
le ha chiuse nelle ricchezze, le ha chiuse nelle distrazioni, come abbiamo detto prima, e quelle distrazioni sono la causa che il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, viene chiuso, a portare l'ira. Li ha chiuso nelle frustrazioni. Anche nelle frustrazioni, anzi, chiuso nelle frustrazioni, e dietro alla frustrazione vanno nella droga. Vanno in tutto. Okay. Perdono proprio il cervello. Ma guardate oggi la gente, appena si ferma un secondo col cellulare in mano, e sono lì sempre con questi cellulari in mano a perdere la testa. E magari se usi quel cellulare per trovare la verità, per fare altre cose giuste, perché vedi, il padre ha fatto sì che il malvagio possa fare tutte queste cose qui, ma in stesso momento ha fatto sì da tutte queste malvagità gli eletti capiranno qual è il giusto. Ok, questo cellulare ha distrutto moltissime persone di tutte le età, e ha liberato tantissime persone lo stesso di tutte le età. Infatti a questa generazione inutile, perché veramente stiamo vivendo in una generazione inutile, perché i due terzi della casa di Israele hanno perso il sale. Stavo dicendo prima che se ci dovesse essere un'altra generazione dopo questa generazione, come cavolo sarà? Cioè, peggio di così, non lo so. Io allora me li... sarebbe... No, sai come me li vedo? Me li vedo tutti quanti sul divano con il coso... Il metaverso. Il metaverso. Beh, quello è già in funzione. Già siamo in questa generazione così attraverso... Sì. È perché è un metaverso attraverso i cellulari, attraverso i social, attraverso PlayStation, computer. È già un metaverso. Eh sì. Però sarà proprio un metaverso completo... che lavoreranno, cammineranno. Io ho visto un video avranno di uno che... figli sul metaverso. Si sono sposati sul metaverso in una delle ultime notizie che ho visto. E vedi, questo è il mondo che Esaù, così chiamato l'uomo bianco che è in potere, questo è il mondo che vuole. Ma la gente non lo vede. Il padre ci ha messo davanti la vita, ok? E ha detto scegli oggi la vita o la morte. Libro di giudice. Per questo, cane, che tu vedi che anche se questa gente vive, ma è morta. È morta. La congregazione dei morti. Cane. Rileggo Efesini capitolo 5, versetto 6. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti, è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Ribelli a che cosa? Alla creazione. E scusami, tutto questo torna sempre alla carnalità, come dicevi all'inizio del video. Perché la gente gli promettono cose carnali, oh votami e vedrai che ti aumenterò di 600 euro nella busta paga, ti faccio questo, ti costruirò un negozio, tutte queste cose qui. Sono le cose vane e carnali che la gente va dietro, ma a un uomo saggio che gli è stato aperto gli occhi non gli interessa questo, perché sa che la vera ricchezza è spirituale, non è una cosa che puoi vedere con gli occhi nudi. Come abbiamo letto prima, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, perché le cose che si vedono, le ricchezze che si vedono, lo yacht, la Ferrari, la villa, le donne che vedi in questo regno, sarà presto tutto annientato. Quando dico presto, non dico tra 50 anni, ok? Può essere quest'anno, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, con la sua volontà, l'anno prossimo, Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai, attraverso il fuoco termonucleare, il fuoco concentrato dei suoi carri, i così chiamati UFO, verrà a portare presto distruzione su queste cose che noi vediamo davanti agli occhi. Per questo bisogna aumentare il talento che il Signore Yahweh Hashem, Yahweh Shai ci ha dato, aumentando in sapienza, in conoscenza, in spirito, per così che ci costruiamo il tesoro nei cieli, e così che abbiamo lo sguardo rivolto alle cose che non si vedono, perché sono quelle eterne, perché lì è dove la fede diventa, come dice il Signore Yahweh Shai, da un piccolo granello di senape la fede può diventare un albero dove troviamo riparo. Ha fatto l'esempio più potente che poteva fare il Signore Yahweh Shai, il seme della fede che il Signore Yahweh Shai fa, se avesse almeno un seme grande quanto il seme della senape. Se aveste fede quanto un granello di sabbia, potreste spostare le montagne, dice il Signore Yahweh Shai. Ed è la fede quella là che noi dobbiamo coltivare, aumentare, nutrire. È lo spirito
E come lo facciamo? Attraverso la parola del Signore. Questo è. Quindi consci del momento cruciale della fine di questo regno. Cioè, essere conci, anzi, prendiamo la definizione un attimo di quella parola conci, per favore. Perché... Ma sulla Blue Letter Bible o... No, proprio la definizione come parola. Conci, secondo me, coscienza, secondo me, con sapienza. Conci viene da coscienza, che è scienza. E sapienza. È la scienza secondo l'insegnamento del padre. La vera conoscenza. La vera conoscenza, la vera scienza è il discernimento tra il bene e il male. Quindi consci, avendo il discernimento di cosa è giusto e cosa è sbagliato. Come facciamo a sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato? Attraverso la parola del Signore. E come dice in Malachia, capitolo 3, versetto 18, vedrete negli ultimi tempi coloro che servono Dio e coloro che non lo servono. Vedrete di nuovo il giusto e l'empio. Ci verserà lo Spirito per discernere chi serve il Padre e chi non lo serve. Sì, comunque consci va su coscienza e va su scienza, che la scienza è il discernimento tra il bene e il male. Quindi, avendo questa conoscenza del momento cruciale nel quale ci troviamo storico, con la fame che è qua alla porta. Un bel esempio per farvi sapere che il mondo è senza la coscienza, ok? Il mondo è fuori della sua testa proprio. Basta guardare i giudizi che prendono, basta guardare le leggi che stabiliscono, allora sai che questi sono fuori dalla loro testa. Diciamo che sono non umani, sono... E sono proprio fuori, stavo dicendo prima che siamo arrivati ma sotto al livello dell'animale, perché l'animale non vedi un gallo andare con un altro gallo. Gallo lo sa che ha bisogno di una gallina, ok? Ma noi siamo andati proprio sotto a quei livelli. Infatti il libro di Giobbe ci fa capire la natura di questi che stanno governando oggi. Dice che sono uomini basi, uomini della base, sì. Ma proprio sì, più sì. Basi dei più basi. In Daniele il Signore dice che dà il regno ai basi, più miseri, della terra. Questa è la gente che oggi governa ed è la gente a quale la nostra gente si affida. Sì, che si affida ai figli, l'educazione, che si affida la finanza, e che si affida a tutto. Ok? Questo è Daniele capitolo 4, versetto 17, dice: questa è la decisione dei vigilanti e la sentenza proviene dai santi. Chi sono i vigilanti? Noi siamo i vigilanti, ok? I profeti sono i vigilanti che stanno avvertendo il popolo di Israele, gli eletti della casa di Israele, che siamo nel momento cruciale e che presto il governo di questo regno nelle mani dei più miseri della terra va a finire, a cadere, e viene il Signore, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, pronto, manda suo figlio, il re dei re, Yahweh Shai Amashayak, a portare morte, giudizio e distruzione e a salvare i suoi. Questo fanno i vigilanti per le strade e per le vie, avvertendo gli eletti della casa di Israele a tenere duro, a pentirsi, a ravvedersi a coloro che sono nuovi, a coloro che il Signore chiama, e a tenere duro a coloro che invece sono dentro, perché manca poco. Dice: questa è la decisione dei vigilanti e la sentenza dei santi, e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini. No, l'Altissimo non domina. Domina Rothschild. Domina questo. Ma la gente non capisce niente. Il Padre mette al potere chiunque vuole. E così chiamato Rothschild, che è in potere, tutta questa gente qui, non sono arrivati lì perché per la loro bravura o quanto intelligente. No, è il Padre che li ha messo lì per un proprio motivo. Come disse Yahweh Shai a Pilato. Se tu non avrai la forza di farmi nulla. Che Pilato gli dice vicino al Signore Yahweh Shai: io tu parlami, non sai che, parlami, sì. Io posso salvarti.
E Yahweh Shai cosa gli risponde? Fa, tu se hai questo potere è perché il Signore, il Padre mio, te l'ha dato. Te l'ha dato. Ok. È lo stesso ed è spirituale, perché lo stesso che ha, lo stesso avvenimento, le stesse parole che Pilato ha detto al Signore Yahweh Shai, parlami e io ti posso salvare, è quello che fa oggi il governo. Ah. Loro ti dicono ti possiamo salvare. Scusami, non ti voglio interrompere, perché è potente questa cosa che stai dicendo, e tutto questo torna sempre nel discorso di prima, carnalità e spiritualità, ok? Perché la gente credono in questi poteri fisici, ok? Ma noi crediamo nei poteri spirituali che gli uomini non vedono. E Yahweh Shai conosceva bene i suoi poteri spirituali. E c'è anche il versetto che dice che se voglio posso invocare due legioni che mi vengono. 12 legioni. Hai capito? E sai quanti sono 12 legioni? Sì, sono 50-60 mila carri. 84 mila, se non sbaglio. E quindi è lo stesso quello che è accaduto al Signore Yahweh Shai, dove il potere di allora a Pilato, Roma, gli offriva la salvezza in cambio di che cosa gli offriva in cambio? In cambio che cosa richiedevano? Richiedevano diciamo un accordo, ok? Voleva un compromesso con il Signore, perché comunque Pilato aveva, la moglie di Pilato aveva ricevuto un sogno su Yahweh Shai. Sì. Quindi Pilato ha temuto, quindi cercava un compromesso con il Signore Yahweh Shai, quello che cercano oggi gli Edomiti, perché sanno che è una nazione che è destinata alla distruzione. Sanno che la distruzione è su di loro. È potente questa cosa qui, perché Pilato faceva la parte di Satana, ok? Era un'altra Satana Yahweh Shai. È un'altra prova per il Signore. Era un'altra prova per Yahweh Shai, perché lui cercava di far impedire questa missione di Yahweh Shai. Hai capito? Se Yahweh Shai era lì a dire no, io non ho fatto niente, mi hanno Yahweh Shai non ha detto niente. E dice che hanno detto tutte queste cose su di te e tu non dici niente. Non sai che io ti posso salvare? Perché se Yahweh Shai spiegava, ovviamente era innocente, non ha fatto niente, ma è rimasto zitto, così le accuse potevano andare avanti per la sua missione. Perché Yahweh Shai aveva un obiettivo, e l'obiettivo era sacrificarsi per riscattare la sua nazione. E l'obiettivo nostro è quello là di vedere, di sacrificarci anche noi. Anche noi dobbiamo essere così tanto in spirito come Yahweh Shai per capire quando il diavolo ci tenta. Anak, sappi che questo corpo il Padre ce l'ha dato per sacrificarlo, ok? Ma non sacrificarlo stile kamikaze ignorante, ma di sacrificarlo in questa vita, quando adesso il nuovo Pilato, il nuovo Satana verrà e dirà tratta con me, prendi il microchip, il marchio, se vuoi mangiare, se vuoi bere, per salvarci, ma io ti posso salvare. Vuole fare un patto con te, se vuoi mangiare, adesso che viene la fame, e loro stanno radunando il cibo, stanno riempendo i loro magazzini di cibo per poi fare in modo che quando arriva la carestia, loro dicono vieni qua, tratta con me, che io ti posso salvare, prendi il mio marchio. Apostolo okay? Paolo lo dice bene, dice presentati come un sacrificio vivente. Questo è il momento cruciale nel quale stiamo vivendo. E il Signore Yahweh Shai ci ha dato l'esempio. Aveva lo sguardo intento alla gloria che il Padre gli aveva promesso dopo il suo sacrificio. E lo stesso noi dobbiamo fare. Un momento cruciale che non puoi permetterti di camminare in buio adesso. Questo è un momento cruciale che non puoi permetterti di farti guidare da un cerco, cazzo, finirete nel pozzo, cavolo. Ti serve la lampada. Prendi per piacere il versetto 14 là, poi dopo. Posso prendere prima la salma? Wow. Non dimenticare comunque. No, ce l'ho. Salmi 119, versetto 105, dice la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Quindi in questo momento di tenebre e da questo sonno profondo, come ti risvegli? Qual è la luce che ti guida? È la parola del Signore, la promessa del Signore, gli insegnamenti, le profezie. Noi siamo qui ad avvertirvi per questo momento cruciale che i nemici vi presenteranno un'altra lampada, ok? Vi diranno, non ti preoccupare, guarda, abbiamo fatto questa lampada per te che ti guida, un microchip, basta metterlo qui, guarda.
potrai aprire la tua porta qui, potrai comprare, potrai mangiare, nessuno ti ruberà i soldi. Loro presenteranno un'altra lampada, ma i saggi non si sposteranno mai da questa lampada, perché questa lampada è più luminosa del sole, perché dice che gli occhi del padre sono più luminosi del sole. 10 volte, okay? Di più. 10 volte più luminosi del sole. Queste sono le parole del padre. Che noi mangiandole e dando pane, cibo spirituale al nostro spirito, le abbiamo qua nella nostra mente. È qua che stiamo camminando nella valle della morte. Stiamo camminando nella valle della morte quando ci troviamo, quando arrivano questi momenti, queste situazioni, oppressione, sofferenza e momenti duri. Quando siamo in questa valle della morte, questa è l'immoralità di questo mondo. Abbiamo la lampada della parola del Signore che ci viene in mente, come al Signore Yahweh Shai quando fu tentato nel deserto da Satana. Satana lo tentava, lo metteva alla prova, boom, la lampadina, ecco quando vedi che nei film, nei cartoni animati, boom, si è accesa la lampadina, boom, si accende la lampadina. E qual è la lampada che Yahweh Shai usava? Infatti a coloro che magari rinnegano il Vecchio Testamento, dice: ah, il Signore è venuto a portare il Nuovo Testamento, tu cosa leggi? Il Vecchio? Tu cosa segui? Il Vecchio? No, il Signore è venuto a portare il Nuovo Testamento, un nuovo patto, un Nuovo Testamento. No, non è così. Nuovo patto è una cosa, Nuovo Testamento ne è un'altra, ok? Perché il Signore Yahweh Shai, quando si trovava nel deserto e Satana lo tentava, il Signore Yahweh Shai, boom, lampadina. Ad esempio, Satana gli diceva: chiama degli angeli e fatti portare del pane. Fatti portare del pane. E Yahweh Shai, boom, gli veniva in mente Deuteronomio 8:3, dove il padre dice: non solo di pane vive l'uomo, ma anche della parola del Signore. Ok? È quello che dice che buttati che gli angeli ti vengono a prendere. Boom, salmi. Il Signore Yahweh Shai dice: non tentare il Signore Dio tuo. Ok? Anzi, qua noi vediamo che anche Satana gli citava la Bibbia. Gli citava la Bibbia. Dice che è scritto che i tuoi angeli non ti fanno urtare i tuoi piedi su cosa. No, quindi anche quando vedete sente le religioni, che quando vedete i testimoni di Geova che vi tirano fuori un precetto, quello è Satana che vi sta tirando fuori il precetto. Ok? Poi dipende, perché alcune cose le dicono corrette, ma altre tante ne dicono sbagliate. Mentre qui, attraverso lo Spirito Santo, attraverso l'insegnamento degli apostoli della Great New Stone, abbiamo 100% la verità della Bibbia. 100% della verità c'è, ok? È che la gente piace rimanere nel buio, come dice le scritture: è arrivata la luce al mondo, ma a loro non gli è piaciuto. Giovanni. Piacciono rimanere in buio perché non vogliono far venire la luce le loro faccende. Vai. Questo è Giovanni capitolo 1, versetto... versetto 7 dice: egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Giovanni venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Come, cioè, noi stiamo venendo nello spirito di Giovanni. Siamo noi, in questi giorni, siamo noi, ognuno di noi è un Giovanni. Perché veniamo a portare la verità. Vi stiamo facendo luce su chi sono i malvagi oggi. Vi stiamo facendo luce su chi sono i veri figli di Israele. Vi stiamo facendo luce su chi è il vero Messia. Anzi, vi stiamo dando la sana sapienza. La sana sapienza. Ma non noi, perché siamo noi. Perché il Padre Onnipotente, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che attraverso i suoi anziani, i suoi profeti, insegna, noi impariamo e siamo strumenti nelle sue mani. Siamo membra del corpo di Yahweh Shai, siamo l'unghia del Signore Yahweh Shai che viene qua per le strade e per le vie. Cioè, non è che ci svegliamo e vediamo questa cosa. Le scritture dicono: mangia questo rotolo. Noi abbiamo mangiato questo rotolo prima di venire fuori a fare questo cuore. Padre ci ha battezzato attraverso le sue parole, mangiando questo rotolo. Abbiamo ricevuto il battesimo. E cosa è? Lo Spirito Santo ci fa sapere tutte le cose. Il battesimo della parola. E infatti, come comanda il Signore Yahweh Shai, una luce non è posta sotto la tavola, il candeliere non è posto sotto un letto, ma mettetevi in alto dove la gente possa vedervi. Siamo qua, alla luce del sole, davanti a molti testimoni. Ad insegnare, a profetizzare contro questo, ad insegnare la verità della Bibbia e a profetizzare contro questo regno malvagio. Chi le dà più mangiare? Dice: ma sei un cazzate, ci stanno proprio una
Dice Giovanni capitolo 1 versetto 7, dice: egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo al mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Dice: è venuto in casa dei suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. La vera luce è venuta al mondo. Devi leggere la traduzione, perché come è spiegato male. Come dice? Dice: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno piaciuto di più le tenebre. Ah, ok. Dove lo dice? Hanno preferito le tenebre alla luce. Ho capito. È Giovanni 3:19 questo. 3:19. Questo è Giovanni capitolo 3 versetto 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Infatti quando noi rimproveriamo le persone delle loro opere, rimproveriamo se non stanno servendo il Signore nella maniera corretta, che non seguono la dieta che il Signore ci ha dato, o i costumi, le tradizioni che il Signore ci ha dato, loro non lo ricevono. Perché? Perché le loro opere sono malvagie, quindi non vogliono accettare il rimprovero, perché le loro opere sono malvagie, che camminano nelle tenebre e quindi non vedono la luce. Anzi, come dice il Signore Yahweh Shai, lo leggo velocemente, si trova in Matteo capitolo 5, dice: queste parole che noi stiamo presentando è la lampada e la luce, ok? Senti, Matteo capitolo 6, 22, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Quindi se tu hai nel tuo occhio la verità, la correttezza, se vedi e hai il discernimento di cosa è giusto e sbagliato, sei limpido. Questo ha a che fare con la visione, l'occhio ti dà visione, ok? Infatti c'è la scrittura che dice che un popolo senza visione perisce, ok? Quindi la visione è il regno ad avvenire. Questa parola è spirituale, quindi devi avere la visione per vederlo. Devi avere l'occhio al regno ad avvenire. Questo è l'occhio che deve essere pieno della luce. E come fai ad avere... A sperare in un regno che non conosci attraverso questo libro qui? Infatti Yahawashai parlava di cose relative al regno, come dice nel libro degli Atti, che tanti dice: non parliamo di cose che non sappiamo. Questo è Atti capitolo 1 versetto 3, è quello che noi infatti annunciamo e noi parliamo. Dice: ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Questo è quello che faceva Yahweh Shai, gli dava la visione del regno ai suoi apostoli, ai suoi discepoli. È quello che facciamo noi a oggi. Tawada Yahweh Bashem Yahweh Shai, che ce lo permette di fare, di venire qua a testimoniare della luce e del regno che sta per venire a stabilire su questo pianeta. Ma naturalmente, per essere stabilito un regno e per venire un altro regno, c'è bisogno che questo regno attuale venga tolto attraverso le piaghe, i flagelli e la distruzione, le catastrofi che il Signore sta per inviare. E il primo che è qua davanti ai vostri occhi, ma però la gente non vede, è la carestia, ok? Sta arrivando una carestia come mai, arrivano dei tempi che come mai non si sono visti su questo pianeta. Infatti questo regno è buio, ok? E arriverà la luce a illuminarlo. E quando arriva la luce nel buio, cosa succede? Scomparisce il buio, ok? Ed è anche simbolico, perché vengono i missili a mettere luce in questo posto qui.
se vuoi abbiamo ancora un po' di carne da togliere su sì, capitolo no, volevo, 5 là. Non volevo. Solo 14, poi riguardo tutto quello. No, no, sì, volevo completare sul... Completa, su, sì. Che hanno preferito le tenebre alla luce. Ah, perché? E perché preferiscono le tenebre alla luce? Perché dice, ma se Matteo capitolo 5, Matteo capitolo 6, versetto 22, la lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Infatti quello che vede la nostra gente non ha la visione del regno, non ha la visione della promessa del Signore. Condividono la visione dei malvagi. Che la visione dei malvagi è prosperità in questo regno. Vogliono prosperare in questo regno. Vogliono essere schiavi o cospirazionisti in questo regno. Vogliono vogliono costruire la loro vita in questo regno. La torre di Babele. Ma se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Queste persone che credono che quello che fanno loro è giusto, quindi credono che mangiare maiale non sia peccato, che andare a rubare per necessità non sia peccato, o che non osservare il sabato del Signore non sia peccato. Su questa gente qui, Salakiak, su questa gente qui, il Signore, non, sono gli stessi che ai tempi, quando il Signore Yahawashah è venuto a rimproverarli, non hanno ricevuto la luce. Sono gli stessi che non ricevono la luce. Qual è la luce? La lampada, la tua parola è una lampada al mio piede. Puoi rileggere questo ultimo versetto che hai letto adesso? Dice, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre. Se la luce che è in te è tenebre, vuol dire che c'è una tenebre che può sembrare anche luce. Ecco perché si chiamano illuminati, ok? Perché hanno questa sorta di fiamma. Infatti ce ne sono diversi tipi di luce, c'è la luce nera, sì. Ma c'è una luce originale che supera tutte le luci. Per esempio la luce del sole supera molte volte la luce della luna, ok? E così è la luce del giusto supera la luce dei malvagi. Loro sanno di avere una luce adesso, perché hanno la torcia adesso. La torcia che vuol dire il controllo. Mm-hmm. Ecco perché si dichiarano gli illuminati. E queste visioni che hanno per un mondo tutto governato da un'utopia, queste cagate qui, è quello che condividono coloro che non hanno questa verità. E questa è quella luce che è tenebre. Un mondo del metaverso, perché loro sperano di avere un pezzo di comfort in questo posto, non pregano affinché arriva il regno del Padre, dove regnerà giustizia. Questo è un punto fondamentale, che non pregano affinché venga il regno del Padre, ma pregano affinché venga la pace in questo regno qui, sì. Affinché finisca la guerra in questo regno qui. Quindi in questa gente che tra queste nazioni c'è anche la nostra gente, i due terzi della casa di Israele, che sono in questa luce satanica praticamente. Che come dice in 2 Corinzi capitolo 11 versetto 14, dice: non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Quindi dimostriamo come questa gente che oggi come Elon Musk, che attraverso lo spazio andiamo là a creare la vita, o come fa Bill Porta in inglese, cioè, hanno distrutto qui, adesso vanno a cercare dove scappare in Marte. Che ti creano il chip per controllare il tuo stato di salute, per allungarti la vita, che non posso, cioè, questa falsa luce questa luce satanica la possiamo chiamare, quello che ti promette questo mondo, semplicemente una luce satanica, una luce avversaria a che? Avversaria alla creazione. Che leggevo, che cosa che ti facevano? Cioè addirittura ho sentito che si volevano congelare per poi essere riscongelati più avanti per avere più vita lunga.
hai capito? Comunque queste false promesse o false scoperte scientifiche che vogliono portare a dimostrare che loro sono sapienti e hanno conoscenza, come dice la scrittura, anche Satana si traveste da angelo di luce. Cosa state facendo qua? Nel senso, sono curioso, io sono di altro, sono curioso. Insegniamo la Bibbia. Ah, la Bibbia. Sì. Lei crede alla Bibbia? Io sono cattolico, sono stato battezzato, ho fatto la cresima, ho fatto la comunione, però... E ti credi salvato così? No, assolutamente no. E cosa ti salverà? Niente, soltanto la mia anima mi salva, la mia forza e basta. Io non credevo, ma ho smesso di credere perché ho visto che noi in Italia abbiamo un grande problema. Abbiamo il Papa in casa. Il Papa vive in Italia. Il Papa è il falso profeta del quale parla la scrittura. Esattamente. Infatti è proprio per questo che il grande mafioso che esiste al mondo è proprio lui, secondo infatti me. Infatti quella luce satanica del quale stiamo parlando in questo momento, che si trasmette anche attraverso le religioni, è quello che poi porta alle nuove la generazione di oggi a non credere più, perché talmente che c'è confusione, infatti viviamo nella Babilonia moderna. Babilonia significa terra di confusione, che ogni religione dice una filosofia, una dottrina diversa, e alla fine la generazione moderna non sa più qual è la cosa giusta. Uno figlia. Dice una cosa, uno non dice l'altra. Come mia figlia, alla fine lei... dove si va a credere? Si va a credere alla scienza, alla fine. Quella diventa la nuova religione. E questo è biblico, perché arrivano questi attenzione, momenti. Attenzione, perché è scientificamente provato, ma anche perché io l'ho sempre pensato, la più grande mente criminale è la mente umana. L'uomo certo. È capace di distruggere, creare e distruggere qualsiasi cosa. Quindi la scienza è vero, cioè una nuova generazione con mia figlia, avevo una figlia di 18 anni, lei non crede niente. Crede nella scienza, no? È peccato perché una verità c'è. Però c'è da dire una roba. Attenzione, perché il credo, cioè credere in qualcosa, è terribile. Cioè non è terribile, è pericoloso, perché c'è la gente, la mente umana, poi non è, sono come noi magari che abbiamo un credo, crediamo in qualcosa, crediamo in uno spirito, credere in qualcosa è a volte è pericoloso, come molti musulmani sono troppo estremisti, troppo, perché credono troppo nella religione e li portano a fare cose folli, come gli attentati, come le altre cose. Quelli sono perché estremisti, è diverso. Lo so che sono estremisti, però come ci dice la scrittura, fondamentalmente è il credo, credere troppo. A credere in maniera sbagliata, no, perché non, maniera è, sbagliata, non è credere, perché come bere l'acqua non fa male, ma bere troppa acqua fa male. Fa male. Ok? Quindi non è il problema il credere, no. È credere nella maniera sbagliata. Ok? È per questo che se attraverso ad esempio il falso profeta del Vaticano c'è un insegnamento sbagliato, tutti quanti poi finiranno per credere male ed essere delle persone. Basiamoci su questa filosofia dell'acqua. Acqua è buona, è d'accordo? Sì. Acqua può essere anche malvagia? Ovvio. Ok. Dipende come va usato, vero? Esatto. La stessa cosa applica alla verità. La Bibbia è un libro vero? Okay. Dipende sulle mani di chi arriva. Bravo. Ok. Come lo interpreti, bravo. Dipende. Comunque, questo libro ha una sola interpretazione. Sì. E quella interpretazione deve essere interpretata giustamente, se no accadranno situazioni così. Bravo, dove ragione, uno poi non ragione, crede più, ragione. Non vuole credere e più. E si ribella. Si ribella. Sì. Comunque, il messaggio che noi la diciamo è che la verità c'è, se cerca, troverà. No. La verità c'è. Noi non siamo qui per dirti no. Sì, okay. Perché noi non insegniamo la religione, ok? La religione è sbagliata, la Bibbia non parla di religione, parla di leggi e statuti dati a un popolo, ok? Parla dei giudizi, è un manuale di come gestire questa terra qui. Ma vedi, il popolo, forse anche lei, posso darti del tu, ok? Non hai prestato abbastanza attenzione dall'inizio, perché se presti abbastanza attenzione avresti capito che il Vaticano che dice che la Bibbia bla bla, avresti capito che
tutte le cose scritte in questo libro, loro stanno facendo il contrario. Il contrario, no, è vero, è vero, hai ragione. Hai capito? Perché va sempre come l'interpreti, se l'interpreti nel modo corretto è un libro vero, saggio, che ti porta tanti insegnamenti. Te leggo un precetto, se sì. lo dicevo. Questo è secondo Pietro, capitolo 1, versetto 20, dice: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Perché la Bibbia è stata scritta sì da uomini, perché poi a un certo punto i credenti cristiani, a un certo punto, quando gli metti la Bibbia davanti, loro ti dicono: ma chi l'ha scritta? L'hanno scritta degli uomini. Non pensano più che l'ha scritta Dio, dicono: l'ha scritta degli uomini. Dice: ma infatti nessuna profezia viene mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, poiché sospinti dallo Spirito Santo. Adesso noi, se lei può riceverlo, non siamo solo pezzi di carne, noi siamo spiriti prima di tutto di essere in questa carne. C'è uno spirito, quello che ci, certo, la nostra coscienza che ci suggerisce che cosa è giusto, scusa, che cosa è sbagliato. Scusa, ti appoggio, perché vedi, questo corpo umano, se uno viene sparato, che lo spirito va via e la carne rimane intera. C'è qualcosa che lo tiene viva, che lo dà carattere, è lo spirito, è quello che sta dicendo il fratello. Sì, sì, come dice anche in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7, dice: prima che la polvere torni alla terra, che è il nostro corpo, dalla polvere sei stato tratto e alla polvere ritornerai, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Quindi lo spirito continua, è quello spirito che il Signore ha dato, ha sparso sui suoi profeti, sui suoi uomini affinché scrivessero queste scritture, perché è incredibile, solo la mano altissima, del potere altissimo, può dare ai profeti che vanno scrivono a mille anni di differenza, ma scrivono tutti quanti nello stesso spirito, tutti quanti nella stessa riga, tutti quanti di comune accordo. Infatti nella Bibbia non c'è contraddizione, mentre quella che tu trovi nelle religioni. Infatti noi non siamo nessuna religione qui, noi stiamo chiamando fuori dalle religioni, stiamo dicendo: venite fuori dalle religioni, perché nelle religioni non c'è verità. Questo per farlo. Perché la Bibbia le butta giù, la Bibbia boom, 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 le butta giù tutte, perché... Scusa, dagli velocemente Isaia 8:20. Calma. Isaia 8:20 dice: alla legge e alla testimonianza, riferendosi alle scritture, al libro delle leggi, che poi... velocemente, le leggi sono un manuale di istruzione su come comportarsi sul pianeta, col prossimo, come coltivare, ti dice come costruire una casa, cioè è un manuale di istruzione, non sono solo 10 comandamenti, sono 613. Dice: alla legge e alla testimonianza, se non si parla così al popolo, significa che... Se non si parla attraverso come dice questo libro... Significa che in loro non c'è nessuna luce. Non c'è nessuna luce. Ah no. Quindi, infatti, come dicevo prima, se tu vedi bene questo libro... Okay, di cui il fratello ci sta parlando di un punto molto importante, che è stato dato uno spirito a certe persone per scriverlo. Tu, per comprenderlo, hai bisogno di quel spirito. Cioè non si va attraverso l'interpretazione personale. No. Perché prendi 10 persone senza spirito, ognuno va secondo la sua carnalità e dice: è un po' come un cibo, a me piace, a me non piace. Lì stai andando secondo la carnalità, secondo il tuo desiderio, secondo il tuo piacere. Stai interpretando in maniera sbagliata, perché lui, la Bibbia ti dice gli insegnamenti giusti quali sono. Sei tu che le interpreti in modo sbagliato o nel modo giusto? Devi trovare gli insegnamenti della Bibbia. È come se tu scrivi un libro della tua vita, ok? Se tu scrivi un libro della tua vita e lo passi magari a lui, ok? Lui lo legge, ma non può vivere proprio, non può capire proprio lo spirito in cui hai. Lui deve essere nei tuoi panni per riuscire a capire quel libro. È la stessa cosa come... Per questo che il Signore, Khan, ti prendo, questo è quello che è venuto a fare il Messia, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. È la verità che noi stiamo portando la Bibbia, che il Signore non si chiama Gesù, perché se può riceverlo, il Signore è nato a Betlemme, in Israele, e il suo nome sarà un nome israelita. Come il suo nome, qual è il suo nome? Milo. Il suo nome, se vai in Spagna, dirai: io sono il Milo. Se vai in Francia, dirai: je m'appelle Milo. Il suo nome comunque non cambia. Se vai in America, my name is Milo. E lo stesso vale per il Signore. Come il nostro nome in qualsiasi nazione è quello, lo stesso vale per il nome del Signore. Però gliel'hanno cambiato. Chi lo chiama Gesù? Chi Jesus? Ma è chi sempre Jesus? Lui però, è sempre no, lui. No, non è sempre lui. Perché se io adesso ti chiamo Carlo, sei Milo o sei Carlo? No, no, ma nel senso lui... Se adesso tu ti cammini, lo ti chiamo Carlo. Puoi chiamare in 3000 modi, però no, lui... No, no. Allora, tu se sei Milo, ok? E io parlo con delle persone, dico: ah, quel tizio là, Carlo. Io ti dico: lo conosci quest'uomo? No, aspetta, dico: conosci Carlo? Mm-hmm. Lui c'ha i capelli lunghi, mm-hmm.
dico Carlo, intanto il suo nome non è Carlo, il suo nome è Milo e non ha capelli lunghi, come mai mi lo descrivi? È questo che ha fatto la Chiesa, perché la Bibbia ti ha presentato un altro, ti ha presentato qualcuno altro, perché la Bibbia parla chiaramente della descrizione del nostro Salvatore, che lui nella Bibbia doveva essere un così chiamato negro. E naturalmente, come dice il fratello prima, se tu hai scritto un libro della tua vita, io devo conoscere chi sei tu per capire, mettermi nei tuoi panni per capire il libro della tua vita. E lo Spirito del Signore ha scritto questo libro, quindi ti serve lo Spirito del Signore per dare la corretta interpretazione. Non c'è via e via, infatti, come dice, avere quel spirito là, senza quel spirito là questo libro sarà come un libro qualunque, qualsiasi, sigillato. È un libro sigillato. Che la gente lo capisce, come ha se tu vai a leggere un libro arabo e non lo capisci. Ha un sigillo spirituale. Infatti per questo dice il Signore in Luca capitolo 24 versetto 45 ai suoi discepoli, agli apostoli: allora aprì loro la mente per capire le scritture. Cioè il Signore ti apre la mente attraverso lo spirito per intendere. Tu lo leggi come un libro così, come leggi un romanzo, come un romanzo, e non lo capisci. Devi avere lo spirito giusto per capirlo. Perché questo spirito qui, vedi, perché il Padre non è come l'uomo. Il Padre non ti guarda e dice: ah, no, perché sei bello, perché sei ricco. No. Non l'ha dato a questi grossi qui. No. Non l'ha dato ai più sapienti di questo mondo, l'ha dato ai più miseri. Ai poveri. Hai capito? Noi siamo nessuno, siamo qui. Ci sono fratelli come noi sparsi in tutto il mondo. Infatti noi tutto quello che diciamo lo filtriamo e lo proviamo con le Sacre Scritture. Non diciamo nulla di nostro. Infatti prima di venire qua il Signore ti comanda di mangiare questo libro e poi di venire fuori. Perché naturalmente non devi puoi studiare bene attraverso lo infatti spirito. Infatti per questo ogni cosa, quello che ha detto il fratello, lo dice il Signore Yahweh Shai, perché il vero nome di colui che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù è Yahweh Shai, che significa il Salvatore. Dice Matteo 11:25: in quel tempo Yahweh Shai prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Vedi, devi fare questo è un jack, hai capito? Sì, è vero, è vero. Invece dallo ai ricchi, dallo no, non sapienti, l'ha dato. No. Quindi se tu prendi questo mondo, il mondo politico, i scienziati, così chiamati, grandi, il Papa, questa gente qui, il Padre non ha dato la sua conoscenza a loro. E anzi loro divulgano in maniera sbagliata. Hai capito? Vedi che questa cosa. Certo. Se lo spirito, questo è lo spirito del Padre, che quando leggi questo libro qui, alcuni punti ti arriva. Infatti io devo leggerlo, no, io non lo conosco molto bene. Però sappi come. Sono cristiano, però. Allora, tira fuori per favore il libro di Atti. La storia di Filippo. No, sì, bravo, la storia di Filippo, che qualcuno me lo deve spiegare. Perché questo libro, per capirlo, come noi l'abbiamo, questo intendimento va passato da uomini a uomini. Per questo il Signore ha mandato i suoi apostoli, i suoi discepoli ad insegnare. Insegna ad altri, insegna ad altri, arriva a noi, noi siamo qua ad insegnare. Tu apprendi questa verità, credi che se tu ricevi questa verità, tra sei mesi un anno sei anche tu per le strade e per le vie a insegnarlo. Perché è perché quello che, quello che ha comandato il Signore. Il Signore ha detto che se ti dà una luce di mostrarla. Per questo noi siamo qua per le strade e per le vie, non siamo in edifici fatti da mano d'uomo dove ci nascondiamo. Siamo qua. Infatti come dice il fratello, il Padre non dimora negli edifici. La Bibbia stesso lo dice, che non dimora negli edifici fatti delle mani dei uomini. E sai un'altra cosa che volevo dire? Volevo dire qualcosa, ma mi è sfuggito. Leggo questo qua velocemente. Dice, questo è quando un israelita che veniva dall'Etiopia stava leggendo le scritture, e il Filippo, che era uno degli apostoli, dei discepoli del Signore, lo spirito disse a Filippo, Atti capitolo 8 versetto 29, lo spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che sta scritto? Capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a scendere accanto a lui. Quindi, come dice il fratello, come ha appena letto, qualcuno si deve guidare passo a passo. Perché vedi, così chiamato Gesù, Yahweh Shai, sicuramente questa cosa l'avrai sentito nella Bibbia. Quando un uomo ricco è andato da lui e dice: come posso entrare nel regno dei cieli? E lui dice: devi diventare un bambino. E lui si meravigliò, dice: ma devo entrare dentro il grembo della mia madre? Nicodemo era. Nicodemo. No, scusami.
è Nicodemo, è Nicodemo. Tornare come bambino, sai cosa significa? Un bambino c'ha un... c'ha una... come... qual è la parola che cerco? Diciamo che quello che malinterpretano i cristiani è che dicono bisogna tornare come bambini, che bisogna tornare puri come bambini. Puri. È impossibile. È impossibile. Impossibile. Come possiamo tornare puri come bambini? Ormai quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto. Quello che intende il Signore quando dice devi tornare come bambino è perché quando è che noi iniziamo ad andare all'asilo, alle elementari, ad imparare? Quando è che siamo una spugna pronta ad imparare? Quando siamo bambini. Per questo il Signore dice... se vuoi entrare nel regno dei cieli, devi tornare a imparare di nuovo. Come vedi, i bambini. Lo dice da solo. Mi hai tolto le parole di bocca, questo è quello che allora, che i bambini intende. Hanno una qualità. Non è per l'età, è perché sì. Il bambino quando è piccolo va alla ricerca, deve scoprire, deve imparare, assorbe le notizie, gli insegnamenti. Allora devi tornare bambino per imparare di nuovo e interpretare. Sai, nuovo e sai qual è il motivo? E sai qual è il motivo? Il motivo perché da lì è un Giobbe 9:24 velocemente. Okay. Il motivo è perché sin dalla nascita siamo stati insegnati non altro che menzogne. Ma già dalla scuola quando ci insegnano che veniamo dalla scimmia. Questo è Giobbe capitolo 9:24, dice la terra è data in balia dei malvagi. Basta. Giacco, questo mi ha detto tutto. È vero. Chi sono? È vero. Chi sono i malvagi? Ah, e sai la cosa che volevo dirti prima? È che una verità che non ti libera non è una verità, ok? E se tu vai in chiesa ti dicono tu sei stato in chiesa, ok, ti hanno spiegato tutto quello che volevano spiegarti, ma non ti ha liberato in qualche modo, ti ha reso ribelle perché c'è qualcosa che non torna. La verità dovrebbe liberarti anche noi eravamo, la verità deve essere una cosa libera. No, noi non eravamo una roba indottrinata da potenti, da sì. Preti, suore che ti professano falsità, stupidaggine, e ti vogliono convincere. E ti vogliono convincere, cercano in tutti i modi di convincerti. Perché, loro cercano seguaci, perché naturalmente più seguaci hanno, più soldi hanno. Infatti un po' di tempo fa mio cognato mi chiese, ma come fa la Chiesa ad avere così tanti soldi? E io gli ho detto, guarda, perché attraverso innanzitutto i lasciti che lasciano alla Chiesa. Io ti dico, fino a un mese fa ero in dormitorio qua a Mestre, no? Mi hanno cacciato via perché ho un brutto carattere, quando vedo le cose sbagliate a volte mi arrabbio, no? E là è che mi ricordo, per i tossici, alcolizzati, con questa gente qua, io sono un po' contrario a quel sistema là, no? E la Caritas, il comune insieme alla Caritas, i soldi che prendono per mantenere la gente là. Io dico, ma sta gente, questi soldi che spendete per mantenere uno a mangiare, a dormire, perché non li spendete in modo più saggio? Tu sai che quei soldi che loro spendono li recuperano dalla posso dirti qualcosa? È una carità quella che fanno. Fratello, puoi leggere per piacere velocemente quello che hai appena letto? Giobbe 9:24, la terra è data in balia dei malvagi. Ok, la terra è data in balia dei malvagi, se sei d'accordo, ti faccio vedere, visto che hai detto questa cosa qui. Ti sei mai chiesto quanti soldi hanno per le spese militari a annui? Ti sei mai chiesto? No, ma lo so soltanto. Credo sia tipo sui 20 miliardi. 25 miliardi. Poi io ho fatto un carico militare sotto l'esercito, sono andato in guerra a Sarajevo, quando nel 92 c'è stato l'esercito italiano, faceva l'operazione umanitaria, no? Io ero autista, guidavo il camion e portavo legname, mattoni, sabbia, cemento per aiutare alla gente che avevano le case distrutte, per aiutare l'Italia, non era in guerra, però faceva la sua operazione umanitaria, no? E là quindi so cosa significa essere in guerra, no? La gente che muore, la gente disperata, la guerra non è mai una soluzione. È la guerra che è fatta, se non ci sono i potenti dietro e se non c'è un interesse economico, bravo, la guerra non esiste. Perché quei soldi... è che ci sono gli interessi politici e soldi che girano. Perché sai perché? Perché i malvagi governano la terra. E ti dico, i soldi che usano, se prendono solamente un quarto di quei soldi e lo spendono sul benessere, allora scientificamente hanno fatto un calcolo. Perché adesso dicono siamo sovrappopolati, bla bla. Prendi la città di Texas in America, che hanno fatto proprio un calcolo, lo puoi trovare su internet. Lo stato del Texas. Okay? Lo stato di Texas. E hanno fatto tutta la popolazione del mondo. Con i soldi e i budget che usano per un anno per le cose militari, ok? Se prendono quei soldi, sai cosa riescono a fare? Riescono a dare una casa di un piano con un giardino. Okay. E tanto spazio per il prossimo a ognuno di noi.
sì. Tutta la popolazione del mondo. E sai cosa? Saremo tutti nella città di Texas e ci sarà ancora spazio rimasto. Ma quello basta vedere anche quanti miliardi di quanti miliardi stanno inviando in Ucraina. E l'Ucraina per guerra, ok? Ma inviati per il cibo nel mondo? Quello che io sono ignorante, perché probabilmente non conosco la storia, non conosco tante cose, ma io faccio presto a fare i conti, dico, ma cosa significa? Soltanto per la cattiveria, l'egoismo del potere, questi due stati che sono confinanti si stanno facendo la guerra. Gente che muore, bambini. Ma aspetta che questo ma per è cosa? Niente. Per cosa io? Per stare una questione economica, solo per soldi. Dietro è stato creato questo. Non so chi ha ragione e chi ha torto, non mi interessa. Soltanto, io so soltanto che c'è gente che muore. Per che cosa? Per il potere. Bisogna capire chi c'è dietro. Perché, come ha detto lui prima, come dice la Bibbia, questi uomini che vedi, questi qua sono sono i malvagi, la terra è andata in balia dei malvagi. Questi sono, questi governano il mondo. Rothschild, okay? Rockefeller, questa famiglia, Kennedy, Oppenheim. È la famiglia che ha creato la banca che hai oggi, che è tutto la truffa, ok? Il denaro cartaceo che hai. Fiat. È fiat. Di Fiat e stanno per riprenderlo tra poco e presentarti qualcosa di nuovo digitale, e quello lo avrai attraverso un microchip che verrà messo sotto la tua pelle. Questo è il marchio della bestia di chi parla la Bibbia, quindi sei stato avvisato a questo, perché questa gente non si ferma più, vuole proprio avere in balia di malvagi. Controllo di Dio, hai capito? Vogliono posti a posto di Dio, come dice in Infatti è interessante quello che fate voi, interessante, perché voi fate il contrario di quello che dicono i potenti, voi professate la verità. Stiamo denunciando. Esatto, la verità. Mentre noi ma siamo, perché siamo facciamo questo? Perché crediamo, cioè, crediamo a questi potenti qua che ci professano un'altra verità. Come quella, come quella attraverso la siringola. Finiremo così, come dice lui, finiremo così. Controllati, avremo un microchip e saremo tutte delle pedine controllati da questi potenti qua, da questi malvagi qua. Ti faccio una domanda, adesso che dici che noi lo senti che quello che stiamo dando è... Tu sai che Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, perché il nome Gesù è greco, come cercava di spiegare il fratello, il suo vero nome ebraico che hanno nascosto da noi, perché quel nome c'ha potere, quel vero nome è Yahweh Shai, ok? Questo nome, ricordatelo, che è il nome che ti potrebbe salvare più avanti. Poi questo, noi non siamo qui a dire che sarai salvato. Non saremo dire che sarai salvato, che nessuno di noi è salvo. Nessuno, ok, attraverso la grazia. Dunque, quello che volevo dire, lui aveva 12 apostoli. Tutti questi 12 sono stati massacrati, tranne uno che è stato mandato in esilio, che è Giovanni. Sull'isola, okay, a morire di fame. A morire, ok. Secondo te hanno massacrato questi apostoli perché parlavano pace? No, erano pericolosi. Erano pericolosi perché loro professavano la verità. Ok. Erano, li hanno sterminati così. Ok. Perché quando uno professa come fate voi la verità, bene, per i potenti diventa pericoloso. Perché? Perché professa la verità. Ti apre la mente, ti fa ragionare con la protesta, col tuo spirito. Da lì, e quando diventi troppo pericoloso. Malachia capitolo 3:18. Perché questa cosa che dici adesso è quello che sta succedendo. Cioè, Malachia 3:18 dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Questo è quello che si vedrà di nuovo. Però quando si vedrà questo? Negli ultimi tempi, perché come dice la scrittura, il Signore rivelerà la sua salvezza negli ultimi tempi. Quindi quando si accosta una persona e dice: qui che cosa state facendo? Prima di tutto noi quello che insegniamo è la verità. E qual è la verità? La verità, come dice il Signore in Giovanni 14:6, Yahweh Shai disse, Giovanni 14:6 disse, e Yahweh Shai gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene a Padre se non per mezzo di me. Quindi nessuno può conoscere Dio se non conosce suo figlio. È per questo che la prima cosa che insegniamo, se puoi prendere la insegna, che non è l'immagine del Signore,
senso, questo non è un signore, è una rappresentazione semplicemente, un disegno. Perché devi capire, spiega lì il motivo, quello che gli hanno presentato al cattolico. Perché comunque il signore dice di non farci statue e immagini e di non prostarci davanti a loro, infatti questa non è un'immagine a scopo di culto. No, no. Questo qua è solo un disegno, una rappresentazione, come puoi vedere. E dirti che la Bibbia dice questo, tira lì Apocalisse intanto. Ti leggo velocemente la descrizione del Signore, perché la cosa meravigliosa è che è scritto in tutte le lingue, in tutte le Bibbie c'è questa descrizione. Lo trovi nel libro dell'Apocalisse, al versetto 13 dice: e in mezzo a sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, il figlio dell'uomo è il Messia, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. La veste lunga è la tunica che noi abbiamo, questo sacco di patate addosso, perché rappresenta le nostre origini, perché adesso tu ti puoi definire italiano, di nazionalità italiana, ma l'Italia è nata 150 anni fa, mentre potresti essere un israelita disperso e non lo sai. Sicuramente è probabile. Dice: ed una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. La cintura d'oro, come puoi vedere lì, era una cintura che si usava ai tempi quando si andava in guerra per proteggere gli organi, naturalmente. Infatti il Signore è un guerriero, come ci dice anche in che la cosa che ti insegnano nella chiesa cattolica cristiana e anche nelle altre religioni, ti insegnano un Dio effeminato, semplicemente un Dio effeminato. Mi ami, io ti amo, allora tu non lo temi nemmeno, allora quindi non hai paura di peccare, dici perché questo che si è sacrificato, siamo tutti salvi e perdonati, vado avanti per la mia strada. Ma non è così, si sbagliano, questo è l'inganno delle religioni. Anzi, io penso che non è corretto, poi andremo a finire molto male noi esseri umani, perché andranno a finire male. Molti andranno a finire male, perché come ci dice la scrittura, due terzi saranno sterminati, un terzo solo sarà salvato. Ok? Queste ti voglio leggere Esodo capitolo 15. Noi insegniamo la Bibbia, noi insegniamo. Versetto 13: il Signore è un guerriero. Il Signore è un guerriero. Il suo nome è Yahweh Bashem, Yahweh Shai, perché il nome del Padre, il nome di Dio, perché Dio non è un nome, Dio è un titolo che significa potere. È Yahweh, che significa colui che è o colui che esiste. Che quando si è presentato a Mosè, e Mosè detto: quando devo andare dai figli di Israele, chi dico che mi manderà? E il Signore disse: digli che ti manda colui che esiste. Yahweh è il suo nome. Quindi non puoi conoscere il Padre se non conosci il Figlio. E come dice sempre la Scrittura, il nome del Figlio è nel nome del Padre. Cioè Yahweh, nome del Padre, Yahweh Shai è il nome di suo Figlio. E come ti leggo la descrizione di suo Figlio, dice: il suo capo e i suoi capelli erano bianchi. Quindi strike uno, dove sono i capelli bianchi? Di quello lì che ti ha presentato la chiesa, non ci sono capelli bianchi. Dice: come lana, cioè chi ha la testura come la lana? Chi è l'unica razza al mondo che ha la testa lannosa come le pecore, i coschiamati negri? E non si sta riferendo al colore, perché poi dice: scusami, sto parlando, non interrompere, poi dopo quando ho finito puoi fare la domanda. Dice: come lana candida come neve, cioè quindi i capelli lanosi, ma bianchi come la neve. Dice: i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace. Questo qua è il colore del bronzo. Mettilo in una fornace. No, se prendi per piacere un 5 centesimi, can, quello è il colore del bronzo. Poi se tu lo bruci diventa questo colore che vedi qui. Quindi se i suoi piedi sono di questo colore, anche il corpo sarà di tutto questo colore. Ma poi non è nemmeno difficile immaginare che in Israele, oggi chiamato Medio Oriente, sono tutti di pelle scura. Infatti non so perché la Chiesa ti rappresenta un ma aspetta, ti dico che la Chiesa questo fatto lo sa, ok? E ti dico il motivo perché lo sa. Cercano solamente per tenere il popolo in ignoranza, perché questo lo trovi a Roma. Bravo, hai ragione. Bravo, questo bravo. Lo trovi a Roma, vedi? Sì, sì. Questo è a Roma, questo come sarebbe, dice lui, vedi? La Chiesa lo questo, sanno queste cose qua, guarda, è che loro ti vogliono tenere in ignoranza. Questo è in Roma. Possono controllare il vedi, popolo. Loro hanno il Gesù negro, vedi? Sì, capelli bianchi. Ce l'hanno a Roma. Naturalmente se tu sei ignorante loro ti tengono sotto controllo. Cioè ora, possono manipolarti come vogliono. Bravo. Quindi avendo, dice... i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Adesso chi è che c'ha il vocione? Quando il Signore parlava, faceva sermone davanti a 3.000-5.000 uomini, non era come te lo mostrano nei film che parlava di questa voce? È un negrone che parlava con un vocione. E il Signore è un uomo austero, è duro. Invece quello che ti insegnano la Chiesa... Bravo, chi è questo? Prendimi l'altro, per favore. Baba Kasha. Questo qui? Questo qui che vedi è un uomo veramente esistito, si chiama Cesare Borgia,
è il figlio di Papa Alessandro VI. Nel 1500, quando è morto suo figlio, Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, ha fatto dipingere il ritratto di suo figlio, ha fatto dipingere il ritratto di suo figlio da Leonardo da Vinci, infatti si chiama Salvator Mundi, se lo vuoi cercare questo ritratto, e dopo anni, è praticamente lui che si credeva a Dio, perché si credono a Dio loro, questi malvagi, ha detto che suo figlio era il figlio di Dio, ha fatto fare il ritratto di suo figlio, e dopo tanti anni siamo stati ingannati, quindi adoriamo l'immagine falsa del Signore. Quest'uomo qua che vedi è Cesare Borgia, quello che ti presenta la Chiesa. Te lo presentano bianco naturalmente, perché loro... Ma è vero, l'immagine... E sai che cosa ha fatto questo qui? Ha ucciso suo fratello, è andato a letto con la sua sorella, ha fatto di quei abomini. Quindi in realtà la Chiesa ti presenta diavolo. E poi guarda... Che si presenta, ha ragione. E guarda, per caso, questa è la statua di Zeus. Sì. I greci adoravano Zeus. Guarda quanto ha senso. Ma guarda. Quindi, soprattutto il nome. Jesus. Come ti ho detto prima, il nome del Signore è un nome ebraico israelita. Invece gliel'hanno dato greco. Infatti Jesus significa Lesous, sarebbe salve Zeus. Questa, sai, non te la insegnano. No. La lettera J che c'è davanti a Jesus è nata nel 1524, Giovanni Tutino. Quindi oggi chiamano il nome del Signore con una lettera che nemmeno esisteva, o come Jehova, che poi risale a un demone. Nemmeno esisteva, quindi come fa quello a essere il nome del Padre e il nome del Figlio? Quindi quando noi siamo qua, quando il Signore dice andate e battezzate nel nome del Padre e nel nome del Figlio, prima di tutto ti portiamo la verità, il vero nome del Figlio, che come ha detto il Signore... Voi fate delle cose belle. Come ha detto il Signore, io sono la verità. State cercando di professare la verità. E chiederesti, ma come mai noi crediamo che questi nomi che ti presentiamo sono veri? Zeccaria 3.18, per piacere. 3.18. Zaccaria 3.18? Sì. Perché è stato profetizzato che... Sofonia 3.18. No, scusami. Infatti, non me lo... Perché questa è Sofonia, capitolo 3, versetto 9. Dice, allora, è una profezia che si è avverata, dice, allora io trasformerò le labbra dei popoli in lingua pura. Infatti qual è la lingua pura? È l'antico ebraico, la lingua con il quale Zavaglia. Naturalmente quando si parla della Bibbia stiamo parlando del Dio di Israele, ok? Il Dio di Israele che ha dato i comandamenti in ebraico, nel quale anche il Yahweh Shai, suo figlio, ha parlato in ebraico. Infatti ti leggo velocemente questo che si trova negli Atti 26. Quando Paolo era sulla via per Damasco, che doveva andare a perseguitare i discepoli del Signore, gli apostoli del Signore, gli apparve il Signore sulla via, e Paolo qui lo sta raccontando, dice Atti 26:14, dice tutti noi cademmo a terra e io udì una voce che mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitare contro il pungolo. Io dissi, chi sei Signore? E il Signore rispose, qui c'è scritto io sono Gesù. Ma il Signore, abbiamo visto che la conversazione si svolgeva in lingua ebraica, quindi il Signore ha detto io sono Yahweh Shai, colui che tu persegui. Perché, come abbiamo detto, il nome non cambia. Cambia la traduzione, io soy, je m'appelle, mi chiamo. Gli hanno messo quel nome là, ma in realtà lui non si chiamava così. Perché? Ci hanno fatto credere che si chiamava così. Ma perché tornando a Sofonia, il Signore ha profetizzato che fa... Sofonia 3.9, allora io trasformerò le labbra dei popoli in lingua pura, cioè la lingua santa, la Shavuan Kadash, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo. Allora, come noi, come vedi, abbiamo imparato da altri, ma ti dico che in tutto il mondo, anche in Africa, ci sono gente come noi vestiti così per le strade a insegnare la stessa identità. Ma in tutto il mondo, dico proprio nei quattro punti della terra, nelle Filippine, in Bolivia, in Perù, sì, in Centro America, negli Stati Uniti. America, perché il Padre ha versato il suo spirito, come dice questa profezia qui, e ci ha ridato questo nome. Perché si sta avverando questa profezia in Matteo 24:12. Infatti secondo me finisce molto male. Matteo 24:14 dice, e questo un momento in cui... Dopo io lo prendi per piacere per questa cosa che dice il libro di Amos. Ok, Matteo 24:14 dice, e questo Vangelo, cioè questa buona notizia, che stiamo portando la buona notizia, è innanzitutto presentarti il Salvatore e dirti che il Salvatore viene a salvare i suoi, e la buona notizia è che finisce questa merda di regno qui, perché viene il suo regno di giustizia. Dice, e questo Vangelo del regno
sarà predicato in tutto il mondo. E qua riguarda anche com'è breve la differenza tra il Papa lì che sta pregando per la pace in questo mondo qui, quindi vuole che questo regno continui, mentre il Signore Yahawashi nella preghiera il Padre Nostro, che loro tutte le domeniche dicono in chiesa, dice Padre Nostro che se ne cieli, benedetto il tuo nome, Yahawah, benedetto il tuo nome, venga il tuo regno in quella preghiera. Quindi noi preghiamo che venga il suo regno, quindi preghiamo assurdo, per la pace in questo regno, assurdo, o preghiamo per vogliamo allora, regno. Se il suo regno non viene, tu guarda quanta sofferenza c'è oggi. Prova a immaginare tra 10 anni quanta sofferenza ci sarà. Ma no, ma lui che viene da una generazione che è più hai visto grande ancora, di noi, lui ha visto proprio benestante, ha visto proprio la velocità di come sono cambiati i tempi. Quindi quando tu gli dici 10 anni, tra 10 anni, cioè fatti capire quello. Guarda, che prima cambiava in 50 anni, adesso cambia in 5 anni. Sono cresciuto in una famiglia benestante, abbastanza ricca. Adesso, ma purtroppo in breve tempo mi sono reso conto che ho fatto un'infanzia bellissima, però mi sono reso conto avendo perso la nonna, il nonno, la mamma, il papà, io i soldi ho volato tutti, perché sono cresciuto in una famiglia che io avevo tutto, avevo potere, avevo soldi, avevo una casa, io sono cresciuto in una casa di 800 metri quadri, cioè 4 prendi volte per piacere questa. Secondo Samuele, e adesso sono per strada. Secondo Samuele capitolo 2 versetto 6. Questo è primo Samuele capitolo 2 versetto 6, dice il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire, il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e egli innalza. Però padre ha fatto tutto. Qual era il precetto che mi hai detto prima di Corinzi a Paolo? Gli ha detto io ti abbasso per... Ah, è secondo Corinzi capitolo 12. Che poi dietro questo, ti dico, secondo Corinzi capitolo 12 versetto 7, è perché io non avessi qua Paolo che sta parlando, che il Signore lo ha messo in una situazione dura, magari gli ha tolto... No, a Paolo gli ha messo una spina nel fianco, però noi lo possiamo vedere nel nostro caso quando il Signore ci abbassa, ci toglie qualcosa, dice è perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle sue rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non mi insuperbisca. Cioè quello che ci capita, perché comunque Satana è un angelo al servizio del Signore, perché Satana non è contro Dio, Satana obbedisce a Dio, deve dare conto, e il Signore lo manda e Satana attraverso gli uomini ti mette in difficoltà, ti toglie per metterti alla prova, per vedere se tu rinneghi o no il Signore. Infatti quando tu sei venuto qua, sei venuto a dire io non credo, sei rinnegato, ma in questo momento tu te ne andrai da qua che non vai via rinnegando il Signore, anzi vai qua a dire ok, il Signore c'è, solamente che non me l'hanno presentato. E ti leggo velocemente Romani capitolo 10. Ciao bello amico mio, come stai? Bene Romani, sì, sono qua con i miei amici che mi stanno spiegando un po' di cose. Bella, dai, sì. Tu hai iniziato a lavoro oggi? Oggi non lavoro. Anzi, non so Abdul che fine ha fatto, non lo so, sono arrivato qua mezz'ora fa e non l'ho visto. Ah, okay. Aspetta, adesso arrivo, facciamo due parole. Sì. Ok, va bene. Questo è Romani capitolo 10, versetto 14. Ti leggo questa solo, poi puoi andare. Questo è Romani 10, 14, dice ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Non hanno conosciuto, ma tu sei arrivato qui e dici io non credo, come invocheranno colui che non hanno, nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Avevi mai sentito parlare che il Signore è un uomo di colore e il suo vero nome nell'antico ebraico Yahawashi? No, hai sempre sentito parlare di Gesù Cristo, quindi come fai a invocare? Io l'ho sempre sospettato. Sì, perché io sono un po' curioso, è anche lo spirito di Jake. Come... Ma perché lo rappresento con un uomo bianco? Quando è descritto diversamente? Loro hanno questa mania di professare una cosa, una falsa verità. Deve essere per forza così, secondo me, anche per catturare loro sta gente. Invece la gente non vuole pensare con la propria testa. Come ha detto prima fratello, per metterti nell'ignoranza, perché se sei ignorante ti portano a spasso come vogliono. È stregoneria. Sì, è come stregoneria. Che devi chiedere, credere per forza in qualcosa, fatto così e basta. Non vanno a cercare la pura verità. Dice, e come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono stati mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Questa è la buona notizia che siamo venuti a portarti. Bravo. È la vera rappresentazione. Fate un lavoro veramente importante. Ti lasciamo con qualcosa, visto che devi andare. Se tu hai internet, visto che non puoi imparare tutto oggi, queste lezioni li pubblichiamo su internet, magari a te stesso. Bravissimo, interessante. Li guardi, abbiamo un canale su YouTube. Sì, che canale è? Si chiama GMS Italia. Hai un... Sì, adesso te lo scrivo. Sì. Gli leggi, perché
che non è tutto, cioè non è tutto, non è che adesso diciamo la buona notizia, siamo salvi, adesso che, perché leggi questo che Baba Kusham, 106, dice: poiché è giusto da parte di Dio, Yahawah, cioè rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Yahawah apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non ti hanno detto non conoscono che il Signore, il Dio. Ti hanno detto il Signore viene a salvare tutti, il Signore viene a portare giudizio, morte e distruzione, non viene a salvare tutti. E okay? Poi, quindi attraverso il Signore è venuto a chiamarci al pentimento e al ravvedimento, e questo pentimento e ravvedimento, come dice Pietro nel libro degli Atti, dice: se vi convertite e vi pentite sarete perdonati. Quindi per ricevere questo perdono dobbiamo, ah, l'agnellino. Sì. Quindi è attraverso, il pentimento e il ravvedimento che possiamo sperare nella salvezza. Perché come ha letto adesso il fratello, il Signore viene per portare vendetta. A chi viene a portare vendetta? Viene a portare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Yahawah Shai. Il Signore non viene a salvare tutti. No. Okay. Chi se lo merita, chi cerca la verità. Ma nessuno di noi se lo merita. Saremo salvati solo per grazia. Esatto. Per grazia e misericordia. Però questo per farti capire, è vero che noi non saremo salvati per le leggi o per nostro merito. Questo non significa che noi possiamo uccidere o possiamo andare a rubare, okay? Comunque noi dobbiamo sempre dimostrare al meglio delle nostre possibilità la nostra fedeltà al Signore. Come? Attraverso l'osservanza dei Suoi comandamenti al 100% delle possibilità. Per esempio, la barba è un comandamento del Signore, che il Signore ci ha comandato di lasciarci crescere la barba. Non dico che devi fare crescere come Bin Laden, però almeno lasciare il filo di barba, sì, sì, sì. Okay? Perché la barba è quello che differenzia un uomo da una donna, perché al leone togli la barba, che cosa vedi? Una leonessa, è lo stesso all'uomo. Quindi uno dei comandamenti è la barba. Sì, un altro comandamento che il Signore ci ha comandato di osservare è quello di non mangiare il maiale, e la Bibbia lo dice, perché il maiale ha un altro utilizzo. Però comunque ci sono dei comandamenti da osservare, non li possiamo osservare tutti perché è impossibile, siamo in questa carne, siamo in questo regno satanico, quindi non possiamo osservarli tutti, ma al meglio diabetico, per cui mangio tante carni bianche, pollo, ce l'ho qua, ma al meglio delle nostre possibilità dobbiamo cercare di servire il Signore. Mi prendo un pezzo di carta che mi ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'hai? Sì, sì. Grazie. Su questo canale qui troverai, metti il tuo canale, troverai il video del fratello che fa le lezioni in italiano. E pian pianino, perché la Bibbia c'ha tante cose, parla della storia, del passato, del presente. Secondo me non è facile, perché è facile anche sbagliarsi, interpretare in modo sbagliato, per quello a me piacerebbe essere seguito o appoggiarmi a un canale YouTube dove mi vengono spiegate le cose in un certo modo, capisci? Perché sennò visto lo spirito che hai, che sei disposto ad imparare, come dice Yahweh, sai tornare come un bambino. Tu te lo sei dimostrato adesso, perché la qualità che ha un bambino è che vuole imparare qualcosa, e la differenza degli altri è che no, quello che so è quello che so, basta, non puoi cambiarmi la mente. Anzi, io penso che probabilmente ho imparato molte cose sbagliate nella vita. Tutti noi. E devo ritornare a imparare di nuovo le cose giuste, perché così non va. Guarda che tutti così noi faremo una brutta fine. Tutti noi abbiamo avuto passi come te, eravamo dei tossici noi, tutte le cose, eravamo proprio tossici noi. Eravamo persi. Poi, il Signore praticamente è venuto ad esorcizzarci, ha tolto questi demoni, ha tolto il demone del fumo, demone dell'alcol, demone della pigrizia, ha tolto questi demoni, il Signore. Il Signore viene a scacciare, perché i demoni non è solo il demone, io quello là tipo dell'esorcista. Sono schiavo di questa merda qua, sono schiavo, perché è sbagliato. Infatti, dice la scrittura che lo spirito del Signore non abita in un corpo schiavo del peccato. È questo che il Signore gli ha fatto. E a me dà fastidio essere schiavo di distinzione. Noi ci siamo passati. Mi dà fastidio. Noi ci siamo passati, non abbiamo dormito roba la notte. Sono più di 500 chimici. Hai mai guardato come lo veleno, è veleno, è veleno allo stato puro, e noi uomini stupidi che facciamo uso e paghiamo anche per fare uso di questa merda. È pazzesco, se ci pensi è pazzesco. Eh sì. Come dice la scrittura? Mi sa che il Signore vuole andare. Ok. Poi ragazzi, vado.
è stato un piacere enorme, anzi mi avete aiutato a vivere in modo migliore. Io, nel vostro piccolo, speriamo che tu sia stato edificato. Mi ha fatto aprire la mente. Beh, questo è lo scopo. Grazie. Lo grazie, scopo sì. Il nostro Salvatore esatto. Ha detto di andare a chiamare alle nozze, pecore alle smarite. Pecore smarite. Smarrite. E io sono una pecora smarrita. Ancora per poco, perché cerco sempre di... Speriamo. È stato speriamo. Un piacere, ragazzi. È stato un piacere tutto nostro. Ciao. Shalom. Significa pace. Si sentiva comunque lo spirito di Jake, perché mentre riceveva questa verità, lui non andava contro niente e faceva è come quando un rapper fa delle rime forti e tu fai è la stessa cosa, perché questo che facciamo noi è una musica, questa è una canzone, ok? Vai. Questo è Proverbi capitolo 29 versetto 23, che dice: l'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. In questo momento quest'uomo ha ottenuto il messaggio di gloria, la presentazione. Gli abbiamo presentato il Signore Yahweh Shai, ok? Che è la gloria del Padre. Lui è l'immagine, lo specchio della gloria del Padre. È un uomo umile, significa umile, pronto ad imparare, ok? Che l'uomo orgoglioso è destinato alla rovina, come dice in... Non riceve niente. Come dice sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 16, versetto 18, dice: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Uno che pensa già di sapere, di conoscere, non vuole essere insegnato, rimane nella sua ignoranza. È come avere una botta, ok, di vino. Quando la botta è piena, cazzo. Cioè, se tu continui a buttare il vino, è tutto perso. Ok? Puoi prendere il vino più buono, più nuovo di questo mondo qui. Se quella botta c'ha un vino vecchio, se è pieno, è pieno. Non riceve niente altro. No, evidentemente è arrivato, che fai? Io non credo. È andato via a dire: mi devo leggere la Bibbia. Kalalala Yahobashiva. È quello che abbiamo detto all'inizio del video. Consci del momento cruciale. È ora consci che vi svegliate del momento cruciale. Questa è la parola chiave. È ora che vi svegliate dal sonno. Ha sentito appena qualcosa della parola e lui si è conscio di che, cavolo, sono tempi, non sono mica tempi da festa. Consci dei momenti cruciali, ora che vi svegliate dal sonno. E cosa abbiamo detto all'inizio video? Che come vi svegliate dal sonno? Mangiando da questa parola, che questa parola è una luce, è una lampada al nostro piede che ci tira fuori dalle tenebre. Consci del momento cruciale, riprendiamo questo precetto, Romani 13:11, e questo dobbiamo fare. Consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza vi è più vicina di quanto credemmo. Cioè, questo qua lo dobbiamo... era perfetto. Dovevamo leggere, sì. Consci del momento cruciale, la salvezza è più vicina di quanto credemmo. Perché quando è che iniziamo a credere? Quando è che credevamo? Quando eravamo dispersi e persi in queste religioni, credevamo, ma non credevamo al vero Dio, non credevamo a suo figlio, credevamo alla menzogna. E adesso consci del momento cruciale in cui il Signore, Yahweh Shai, ha sparso il suo spirito sui profeti e ci ha dato il nome di suo figlio, nel quale noi possiamo ricevere consolazione, nel quale noi possiamo ricevere lo Spirito Santo. Consci del momento cruciale vuol dire anche un attimo usare questo cavolo di testa che il Padre ti dà, perché tanti vogliono rimanere appositamente nelle tenebre perché non vogliono pensare con la propria testa. Ed è una gran fatica usare la testa, ok? Dopo prendiamo Efesini 5 dal versetto 8, poi vai al versetto 14 anche. Ok, parto al versetto 3 se va bene. Vai. Efesini capitolo 5 versetto 3 dice: come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra voi. E infatti la prima cosa che lo spirito ti spinge a fare è quello là, proprio di purificarti attraverso le sporcizie di questo mondo. E la prima cosa che la maggior parte di noi siamo passati è quella del fumo. Infatti anche lui stesso ha detto: boom, questo qua è la mia catena che ci tiene legati. Infatti dice: come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi. Proprio come diventi listo, purificato attraverso la parola. Dice: né oscenità, né parole sciocche o volgari,
che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Per ogni giorno che ci svegliamo. Quanti cristiani, cattolici o delle altre religioni, quando si svegliano, ringraziano il Signore Yahawah Hashem Yahawashai per un altro giorno? O quanti, quando stanno mangiando, ringraziano il Signore Yahawah Hashem Yahawashai? O quanti, quando vanno a pisciare, perché non hanno nessun problema, non gli brucia le viscere, o che non hanno problemi di salute, ringraziano il Signore Yahawah Hashem Yahawashai ogni giorno, per qualsiasi piccolezza, ringraziare il Signore? Quanti lo fanno? Abbondi il ringraziamento. Non lo fanno, dice, ovviamente, perché non credono che il Padre è dietro tutti questi funzionamenti, ok? Perché credono che attraverso i loro poteri, la loro forza, che stanno bene. Cioè, come mai si sveglia la mattina e il sole c'ha il suo giro perfetto che fa ogni giorno? Est, okay? Ovest, can. Come mai esce la luna nei suoi tempi, ai suoi giri? Perché il Padre li ha destinati a essere così. C'è qualcuno dietro a tutte queste cose qui. L'uomo non ha potere a fare un cavolo, niente. Dice, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, perché idolatra di chi? Di se stesso. Ok, idolatra, questo si riferisce anche a tutte le religioni, ok? Perché se tu stai dietro a un Dio che non è Yahawashai, sei un idolatro, ok? Ah. Stai andando dietro a diverse dei, è questo che vuol dire l'idolatria. Ah, l'idolatria è andare dietro a venerare, adorare ciò che non è il vero potere vivente. Quindi andare dietro a madonne, santi, o il Cesare Borgia, Gesù Cristo Bianco che vi ha dato le religioni, è idolatria. Affidarvi a voi stessi è idolatria personale. E questo è quello che dice, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, perché l'avaro conta su se stesso. L'avaro dice, le mie ricchezze mi salvano, che c'è la guerra, c'è la distruzione nucleare, mi faccio il bunker con le mie scorte, e pensa di salvarsi da se stesso. E quelle scorte che avete messo via sono per gli eletti, cavolo. Dice, nessun fornicatore impuro o avaro, che è un idolatra, ha in eredità il regno di Yahawashai Amashayach e di Yahawah Hashem Yahawashai. Nessuno di loro erediterà questo. Al contrario di quello che dice il vostro Papa là. Perché il Papa vi dice che quelli là, avete capito chi sono? Uomini che vanno con gli uomini, dicono che sono nati così, Padre li ha creato, dobbiamo amarli e queste cose qui. E non ci vuole tanto per capire che siamo governati dai malvagi, non ci vuole tanto per vedere che queste religioni sono false e tenebre, portano alla distruzione proprio, alla corruzione, come abbiamo letto prima. Corruzione spirituale. Okay. Versetto 6, Efesini 5:6, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini. Non siate dunque loro compagni. Queste sono le cose che abbiamo detto prima, perché avete tutti questi professori adesso, abbiamo visto, erano professori durante l'era del grande C, ok? E adesso sono professori in guerra adesso di Russia e Ucraina, stesse persone. Sono professori da nulla, ok? Perché vi diranno solo menzogne, questa è una forma di stregoneria. Dice, non siate dunque loro compagni, cioè dal punto di vista non passate il tempo in loro compagnia, ma non solo fisicamente, ma anche alla TV ad ascoltarli o attraverso i social. Non siate loro complici, ok? Quando fanno ad esempio una legge a favore degli homo, non siate loro compagni a dire sì, è corretto, un uomo può amare un altro uomo e una donna un'altra donna. In quel caso voi siete compagni con loro, siete complici del loro peccato, ok? No, il giorno che mi faranno vedere una gallina andare con un'altra gallina, un gallo andare con un altro gallo, allora potrei cominciare a cambiare un po' mentalità. Guarda, fare l'esempio che gli animali da quel punto di vista hanno sono più avanti di noi, sono altri. Più avanti. C'è molto da riflettere su questo. Dice,
Perché in passato eravate, eravate tenebre. Eravamo tenebre noi in passati, ok? In passati facevamo parte di queste religioni vane, ok? Avevamo i nostri sogni qui, per arrivare ai tuoi sogni devi essere addormentato, cazzo. Devi proprio essere, devi vivere proprio in un mondo dei sogni. Sì, il mondo che è quello che hanno creato loro, hanno creato un... Che questo, tutto, questo che vediamo, tutto questo che vediamo è tutta un'illusione comunque, sì, è tutto passeggero. Dice, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. Ok? E come si comporta un figlio di luce? Un figlio di luce deve stare attento ai suoi passi. Ok? Il figlio di luce non sbaglia mai la strada perché ha la lampada. La lampada è la parola, è la mappa, ok? Figlio di luce, ogni passo che fa è tutto ispirato dal Padre Yahweh Shemiah Shai. Anche nelle nostre infermità, nelle nostre imperfezioni, cerchiamo sempre di fare il meglio che possiamo fare attraverso lo Spirito, chiedendo aiuto dal Padre. Noi non agiamo per potere nostro, perché siamo niente. Agiamo attraverso il nome del Padre, suo figlio Yahweh Shai. Camminando secondo l'esempio, camminando, bravo. Diventiamo figli di luce. No, camminando secondo l'esempio, infatti il Padre ci ha mandato nostro fratello maggiore, il primo, la sua prima creazione, il primo spirito creato, Yahweh Shai, a darci l'esempio di come camminare. Infatti Yahweh Shai, come dice, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi sono i figli di Dio, coloro che fanno la volontà del Padre. Come fai la volontà del Padre? La fai attraverso la sua educazione, la sua istruzione, attraverso i suoi insegnamenti e la sua parola. Questo è quello che rende un uomo in tenebre figli di luce, dei figli delle tenebre. Infatti per questo Yahweh Shai, quando ai due terzi della casa di Israele, a quegli increduli, agli israeliti increduli, diceva: voi siete figli del vostro papà, il diavolo. Ok? Quindi non ci sono tutti figli di Dio, qua ci sono figli di Esau, Edom, cioè che seguono la dottrina, l'insegnamento che gli dà il diavolo di questa terra, l'ingannatore di questa terra. Loro sono figli del loro papà, il diavolo. Mentre noi Tawada, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, perché non è grazie a noi, è solo Tawada al Padre Onnipotente Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, e al Signore Yahweh Shai, che siamo stati ci sono state tolte le catene di questo mondo per ricevere lo Spirito Santo e l'intendimento per iniziare a camminare come dei figli di luce. Infatti qua Paolo sta esortando a dire: oh, voi siete figli di luce, quindi comportatevi come figli di luce, ok? Non fatevi corrompere dagli inganni di questo mondo. Dai, leggiamo versetto 14, poi andiamo a prendere secondo Pietro quello che dice, visto che tutte queste cose qui se le risolveranno, e chiudiamo la lezione. Ok. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Infatti il frutto che richiede il Signore, come dice Paolo nei Romani, il frutto è la nostra santificazione e separazione dalla condotta mondana. Dice: esaminando che cosa sia gradito al Signore, esaminando cosa sia gradito al Padre Onnipotente Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ma la gente non fa quello, perché la gente non gliene frega proprio, è l'ultima fregatura che gliene frega, quello che gradisce il Padre. La gente nemmeno sa cosa gradisce il Padre. Pensa che quando abbracci uno e dice: ah, mio fratello è così che gradisce il Padre. No. Se vuoi, che se stai, streghe, là. Se stai abbracciando un peccatore. E tre streghe. Dice, quello che gradisce il Padre è fare la sua volontà. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi piuttosto che abbracciare un fratello e dire: ti voglio bene, se quel fratello sta peccando, riprendilo. Così lo vuoi bene, così fai la volontà del Padre. Dice: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Hai appena detto, è lo spirito. Perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto.
ma tutte le cose, quando sono denunciate alla luce, diventano manifeste. Infatti quello che noi denunciamo è... Infatti i diavoli di questa terra. E credeteci, perché non c'è una cosa che stanno facendo nel nascosto che non verrà a luce, ok? Si sono trovati ancora la settimana scorsa a fare un incontro, ma questa volta... Però era un pre-incontro, se non sbaglio. No, perché... questo era privato. Nessun giornalista poteva entrare, nessuno poteva entrare. Era assoluta, infatti tanti stanno parlando di questa cosa qui, ma scusa, abbiamo paura perché questa gente decidono proprio le cose del mondo, cosa andrà avanti. Se questi sono i governatori del mondo e lo fanno di nascosto. E lo fanno di nascosto e ci... Il Signore lo dice che c'è di metterci alla luce. No, Yahweh Shai dice quello che vi ho detto, ve l'ho detto in luce, non ve l'ho detto in oscurità. Hai capito? E questi qua fanno tutta questa cosa qui di nascosto e non hanno fatto entrare nessun giornalista. Questa cosa sta prendendo questo un po'... Deve far riflettere su chi governa il mondo, ok? La terra è in balia dei malvagi. E tutte queste cose qui che parlano di nascosto alla fine non sono cose grandi da capire, perché attraverso le scritture sappiamo già. Il libro di Salmi 83, quello è per far smettere i figli di Israele, per sterminare per sempre i figli di Israele. Perché loro lo sanno bene chi sono loro. Secondo voi che vogliono mantenere il popolo del mondo a 500.000, quei 500.000 che vogliono tenere, secondo voi, quanti sono la popolazione di Israele? Siamo quelli più grossi nel mondo. Vuol dire che tutto Israele dovrebbe essere proprio sterminato. No, sai, quelli loro, sapendo che loro sono la nazione di Esau, Edom, e quando torna il Signore Yahweh Shai, perché loro sanno che verrà, loro la chiamano invasione aliena, invasione extraterrestre. Infatti il Signore è un extraterrestre, extra, oltre la terra, terrestre. Però non come gli incantesimi di Hollywood dove fanno vedere i mostriciattoli verdi, ok? Quelli sono stregoneria, sono demoni. Loro sanno comunque che ci sarà un'invasione extraterrestre da parte del Signore e dei suoi angeli, ok? Loro sanno che ci sarà questa invasione, e quindi quando si fanno queste riunioni e si mettono lì tra di loro a vedere come fermare questa invasione, come fermare questa loro distruzione, perché loro credono di poterli sconfiggere, credono di poter combattere, come dice il libro dell'Apocalisse, loro combatteranno contro l'agnello, perché come hanno ucciso Sansone, che aveva poteri spirituali, come hanno ucciso il Signore Yahweh Shai, che aveva poteri spirituali. Loro pensano di rifarlo. Stefano, che aveva poteri spirituali. Loro credono di poterlo rifare. Per questo hanno nel loro cuore queste riunioni, che è per questo che fanno Trump ha fatto il sesto ramo dell'esercito, l'esercito spaziale. Credono di combattere contro il Signore e di vincerlo. Questo è quello che fanno in queste loro... Come in Salmi 83 decidono... pianificano di come sterminare il popolo di Israele e pianificano su come difendersi dall'attacco che per certo sanno che arriverà a loro. Lo sanno più loro che gli israeliti, cazzo, che arriverà. Comunque la fame delle parole sta arrivando, perché loro hanno dato un indizio di quello che hanno fatto. Hanno parlato sulla misinformazione. Che qua hanno fatto tipo quel decreto... Questo ultimo incontro che hanno... Stavo ascoltando, hanno dato un indizio che, perché la gente chiedeva ma come mai parlate tutto privato, bla bla, e hanno dato un indizio che abbiamo parlato della misinformazione. Ok. Che vuol dire qualunque racconto che è diverso da quello che noi diciamo, non è un racconto giusto. Bisogna tacere queste cose qui. Una sola deve essere la... Un solo racconto ci deve essere. La teoria. Infatti. Quindi stiamo arrivando nel periodo in cui, come dice il libro di Amos 8:11, okay, a fame della parola, noi non potremo nemmeno più venire fuori a insegnare questa verità qui, perché è tutto governato per il padre. Ecco perché, qual è il titolo della lezione? È un tempo cruciale, questo è il momento cruciale per conoscere questa verità qui. Ok? Questo è il periodo cruciale per conoscere questa verità, perché arrivano i giorni in cui... E per chi la conosce, per chi la conosce di
aumentare. Di aumentare, di lavorare. Di aumentare, come il talento che il Signore Yahawashi ha dato a ognuno di noi. Quando torna il Signore vuole vedere fruttare questi talenti. Le scritture dicono che attraverso molte sofferenze entreremo nel regno dei cieli. Okay. Quindi bisogna aumentarlo questo talento, perché non pensate solo perché dice io conosco la verità, conosco il nome di Yahawashi, il nome di Yahawashi, sei a posto, ok? Il Signore ti ha dato un talento, ma quando torna, se tu non gli porti frutti, il Signore ti metterà via. Dice mettete questo e portatelo nel lago di fuoco. Quindi consci del momento cruciale, è il momento giusto per conoscere questa verità e per chi conosce questa verità di aumentare il suo ministero, la sua chiamata, ok? Quindi attraverso i video, attraverso le lezioni per strada, attraverso cibarsi mattina, giorno, notte di questa parola. Guarda, ti dico un precetto, versetto 14, Efesini 5, 14 dice: poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Tutto ciò che si manifesta, quello che stiamo dicendo, è luce, è conoscenza del Signore. E per chiudere questa lezione qui leggiamo... Perché tutto ciò che è manifesto è luce, Salahia. Per questo è detto, risvegliati, come dice in Isaia capitolo 26, 19, dice, per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi e risorgi dai morti, e Yahawashi ti inonderà di luce. Questo è quello che dobbiamo fare, consci del momento cruciale. Libro di Secondo Pietro 1, 10, chiudiamo. Secondo Pietro capitolo 1, versetto 10 dice, perciò fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Perché attraverso studiare questa parola, insegnare questa parola, finisce per essere fissa nella nostra mente, ok? Nel nostro cuore, nella nostra mente. Che quando si intende parla di cuore, nelle scritture parla di mente. Quindi insegnando la parola, lab nell'antico ebraico, studiando la parola, insegnando nella nostra parola, facendo questo lavoro di ministero, noi rendiamo sicura la nostra vocazione, la nostra elezione, perché così nei momenti duri, nei momenti di sofferenza e di dolore che verranno, questa parola ci verrà alla mente e ci terrà stabili, come dice Isaia 33,6, la conoscenza e la sapienza saranno la stabilità dei tuoi giorni. E il Signore Yahawah Hashem, è il timore del Signore Yahawah Hashem, Yahawashi, è il tesoro di Sion, di Israele. Questo è il nostro tesoro, il timore del Signore Yahawah Hashem, Yahawashi. Con questo è tutto? Vogliamo aggiungere? No, questo è tutto. Questo è tutto, speriamo che questo video, questo street ministry, questo ministero per strada sia stato edificante. Scusami, dico qualcosa veloce. Questo è un periodo cruciale che vuoi avere gli occhi aperti, vuoi essere vigilante, puoi essere vigilante, perché succedono tante cose in questo periodo, perché è un periodo cruciale. Se tu questo periodo lo perdi, ciao, andrai fuori di testa. Come ha detto il fratello prima, il libro di Isaia 33, non so, che la sapienza sarà la stabilità dei nostri tempi, ok? Quindi puoi chiudere. Chiudo con questo, Matteo 24, versetto 42 dice, vegliate dunque, nostro Signore Yahawashi, ci esorta, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Con questo è tutto, speriamo che questo video, che questo ministero sia stato edificante. Diamo tutte le lodi, potere, dominio al Padre Onnipotente, Yahawah Ba'ashem, Yahawashi, Ba'ashem, Rukakdash, i nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino, Great Mewstone, e Shalom agli eletti in speranza della casa di Israele dispersi nei quattro punti della terra. Habad Babal, Habad Babal, Habad Kal Adawamiam, Habad Kal Adawamiam, Habad Kal Gawayam, Habad Kal Gawayam, Hayabianawa, Hayabianawa, Kam Yasharala, Kam Yasharala, Shalom, Shalom.